ferramenta vicino a te. Siamo in via Sette Valli 121 a Perugia. La ferramenta che fa la differenza. Lo staff del Salone Franca Provò di Perugia, centro commerciale Emisfero, vi dà il benvenuto. Vieni a trascorrere un momento di relax e lasciati coccolare dai nostri parrucchieri, sempre pronti con passione e cordialità a valorizzare ogni giorno la tua bellezza. Con professionalità e creatività lo staff Franca Provò ti presenta attraverso le sue collezioni tagli femminili e glamour ed esclusivi servizi di colorazione per esaltare la bellezza dei tuoi capelli. Ti aspettiamo a Perugia, presso il centro commerciale Emisfero. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico con una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Buonasera a tutti, benvenuti a Speciale Dilettanti. Torniamo all'orario consueto delle 19.30 dopo il posticipo alle 20.30 della settimana scorsa, in una puntata che sarà dedicata ai portieri. Anzi, mentre scorreva la sigla mi è venuta in mente una cosa: mettiamo sempre gol, non mettiamo mai una parata. Se la volete una parata in sigla, ci sta bene? Sarebbe opportuno. Senti, più una parata però sul rigore, cioè per il portiere c'è più soddisfazione in una parata nel parare un rigore o più soddisfazione nel parare tiro dalla distanza sotto l'incrocio, punizione di un certo tipo? No, più su un'azione, assolutamente. Quindi no sul rigore, sull'azione. No. Ne selezioneremo una, anzi se vi viene in mente, non l'abbiamo presentati però, buonasera, andiamo in ordine, ricominciamo da capo, rewind. Allora, buonasera ad Elia Mazzoni. Salve, buonasera a tutti. Ospite, nonostante una sconfitta che brucia un po' oggi, perché è arrivata in casa contro il Ponte Valle Ceppi, 1-0, sconfitta di misura, arrivata come?
Arrivata, beh, siamo partiti anche bene. Siamo partiti bene, abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo preso gol, se non sbaglio, al 30esimo. Diciamo un gol rocambolesco, un tiro che andava fuori, impennato su una direzione Annibali. Cioè c'è la complicità di Elea Mazzoni oppure no? Vorrei rivedere. C'è la complicità di Elea Mazzoni, lo chiediamo a Michele Biscarini, saltiamo da una parte all'altra, perché dei tre è l'unico che ha vinto, Ponte Valle Ceppi che fa il risultato di giornata andando a despugnare il Gubbiotti di Narni? Secondo me no. Però come l'avete festeggiata questa vittoria? Piano piano. Già l'aspettavamo. Aspetta, piano piano come si festeggia? Dentro lo spogliatoio, fra di noi. Ecco, entrambi in tuta chiaramente perché reduci insomma dalla partita, anche anzi grazie perché vi siete precipitati in fretta e furia. Chi invece ha passato una domenica in relax ma con l'amaro in bocca, no, aspetta, stavo per dire, con l'amaro in bocca è Yuri De Marco, perché ieri il suo San Sisto nella diretta televisiva che abbiamo trasmesso è stato battuto 4-0 dal Foligno, che è la vera rivelazione del campionato di eccellenza. Dopo le prime quattro giornate San Sisto e Foligno appaiati in vetta con 9 punti, ma con il Foligno che ha una gara in meno. Non ti chiedo della partita perché è il primo servizio che ci vedremo, Yuri. Io voglio sapere, a differenza di Elia e Michele, che cosa hai mangiato a pranzo oggi invece per una domenica che ti sei potuto concedere a tavola. Beh, essendo una delle poche domeniche che mi posso concedere in famiglia, mia suocera mi ha cucinato l'oca. Senti, quant'è Michele che non mangi l'oca di domenica, tu invece? È tanto. Sì, eh? Sì, sì, poi io piatti troppo articolati, non è che... Poco, insomma. Oggi il menù è stato? Pasta in bianco, prosciutto e crostata, manco il grana. Dava risparmio, grana. No? E tu, Elia, invece, il tuo menù è stato? Pasta in bianco e crostata. L'oca ti manca da quanto, invece? Forse da oggi, non lo so. C'era anche un fricello, sì. Sì. Quindi proprio primo, secondo, ti sei concesso anche un dolcetto alla fine oppure? Sì, una pastarellina. Una pastarellina. Per addolcire il sabato negativo. 14 servizi uno dietro l'altro fra eccellenza e promozione. Promozione nel girone A sono due le squadre a punteggio pieno e fra poco ci vedremo risultati e classifiche, e sono il Pierantonio e la Pievese nel girone A. Nel girone B invece 9 punti dopo le prime tre solo per lo Spoleto, autentica macchina da gol. Andiamo dentro allora con i risultati, poi faremo parlare anche i gol. Iniziamo dalla Serie D perché le Umbre scenderanno in campo mercoledì. Posticipo a causa della tornata elettorale, si sono giocate solo due gare, la vittoria del Livorno 2-0 sul Seravezza, l'1-1 Forza Mare Givi Borgo. Arezzo Terranova è stata sospesa dopo 4 minuti per impraticabilità di campo, in pratica un diluvio che si è abbattuto sul comunale di Arezzo dove erano presenti 1600 spettatori. Si rigioca partendo dal quarto e primo tempo mercoledì prossimo. Il Trestino ospiterà il Follonica Gavorrano nella sfida degli ex su tutti Bonura e Walid Kribek per il Città di Castello, trasferta a Monte Spaccato, gara da non sbagliare assolutamente anche per l'Orvietana. Questa è la classifica, Livorno che aggancia momentaneamente l'Arezzo in vetta con 9 punti. Andiamo al campionato di eccellenza, oggi si è giocata invece la quarta giornata, questi risultati: Atletico BMG Castiglione del Lago 1-0, Cannara Ellera 1-4, Lama Branca 0-3, Narnese Ponte Valle Ceppi 0-1, Olimpia Tirus San Sepolcro 1-1, Ponte Vecchio C4 3-3, San Sisto Foligno 0-4, Ventinella Nestoro 1-4, turno di riposo per l'Angelana. Questa è la classifica dopo le prime quattro giornate. In vetta appaiate Foligno e San Sisto con 9 punti, abbiamo tolto 2 punti a San Sisto, pardon, Foligno e San Sisto a quota 9, Foligno però una partita in meno. Narnese a quota 7 con Ellera, Nestor e Ponte Valle Ceppi, Branca 6, Angelane C4, 5 insieme a San Sepolcro, Cannara, Ventinella, Lama, Atletico BMG 4, Olimpia Tirus 3, un punto per la Ponte Vecchio, chiude il Castiglione del Lago con 0 punti, una gara in meno per Foligno, Angelana, Castiglione del Lago e Cannara. Diamo al girone A di promozione, Castello e Piano FC Castello 4-0, Grifo Sigillo Piccione 2-1, Mantignana, Padue 1-2, Pierantonio Gualdo Casa Castalda 6-0, Pievese Calzolaro 2-0, Pietralunghese Montone 3-1, Selcidardi Marra 2-1, Viole Tavernelle 1-1, turno di riposo per la Nuova Alba. E andiamo alla classifica del girone A. Come detto, due squadre a punteggio pieno, Pierantonio e Pievese con 9 punti, Grifo Sigillo 7, Castello e Piano 6, ma con una gara in meno, Pietralunghese, Padule, Selci 6, Calzolaro, Marra, Viole
4, Montone, Mantignana 3, Tavernelle 2, chiudono a quota 0, Novalba, Piccione, Gualdo Casacastaldo e FC Castello, una gara in meno per Castello e Piano, Tavernelle e Visnovalba. E chiudiamo per quanto riguarda i risultati con il girone B di promozione, anche qui chiaramente la terza giornata, AMC Spoleto 1-3, Amerina Ducato 2-2, Campitello Visfoligno 1-0, Clitunno San Benazzo 0-0, Guardea Superga 0-0, Real Avigliano Bevagna 1-1, Sport Interni Bastia 1-0, Todi Terni FC 1-4, turno di riposo per l'Athletic Bastia. La classifica in vetta da sola con 9 punti, dopo le prime 3 c'è lo Spoleto a quota 9. Clitunno 7, Terni FC e Visfoligno 6, Superga e Ducato 5, San Benazzo Athletic Bastia, MC 98, Sport Interni, Guardea 4, Campitello 3, Real Avigliano 2, Bevagna Marina 1, chiudono Bastia e Todi con 0 punti. Bastia, Todi, Athletic Bastia hanno una gara in meno. Iniziamo subito con i filmati, fra poco ci rivedremo il 4-0 del Foligno in casa del San Sisto per la gioia di Iuri De Marco. Adesso però andiamo a Città di Castello, perché oggi è stato un pomeriggio speciale nel ricordo di Mauro Magi, storico presidente del Madonna del Latte. Proprio a Mauro sono stati intitolati gli impianti della Polisport a Madonna del Latte, dove si svolge un'attività importante di settore giovanile. Possiamo pure andare dentro con le immagini. Dove si è allenato fra l'altro anche il Città di Castello in estate, è stato realizzato questo bellissimo murales con Mauro Magi in mezzo ai ragazzi, insomma bambini, un murales simbolico. La società del Madonna del Latte fondata nel 1983, qui al momento dell'intitolazione, palloncini bianco-verdi al cielo nel ricordo di Mauro. Hanno partecipato tutte le autorità tifernate, autorità anche sportive, su tutte il presidente del comitato regionale Umbro Luigi Repaci, che ha voluto essere presente alla cerimonia voluta fortemente dai figli, dalla moglie, figlio Massimiliano, che continua a portare avanti l'attività del padre, in prima fila anche la moglie Rita. Episodio particolare quello di Mauro Magi, che era solito, fra le altre cose, organizzare una settimana bianca al Passo San Pellegrino con i giocatori, cioè durante la sosta di Natale, la prima settimana di gennaio, anche se la squadra andava bene, era prima, era un momento in cui bisognava allenarsi, Mauro Magi che cosa faceva? Portava la squadra a sciare, si andava a sciare tutti insieme una settimana voluta dal presidente. Non dico che chi non andava era in multa, però insomma quasi c'era quasi l'obbligo, quando tu andavi a giocare al Madonna del Latte, di farti una settimana bianca con i tuoi compagni. E gli Amazzoni sarebbe andato a sciare la prima di gennaio? Sicuro, anche se non so sciare, perché è un problema grosso, però la settimana sua. Sai sciare perché non ti piace o perché ci vedrai? No, ci sono andato questi ultimi anni, però io sto sempre la paura di farsi male. Quindi al presidente Garofoli diciamo che può evitare, insomma, sì, no? Meglio semmai qualcosa al mare verso aprile-maggio, la mettiamo quello così. Sì, ancora meglio. Sai chi è un grande sciatore? Michele Biscarini, vero? Io so solo da slittino. Mai messi scarponi in vita mia. Davvero, mai sciato? Mai. E pensare, sareste grandi atleti. Perché chi è che se la cava la grande sugli sci? Lui che insomma è nato a Bolzano, quindi insomma ha avuto modo anche di... No, però paradossalmente è una delle poche cose che so fare abbastanza bene nella vita. Infatti vi ricordavo che... Il Passo San Pellegrino, tra l'altro, è uno dei miei posti preferiti, sì, dove vado quasi ogni anno, sì. Quindi se Fabio Scarabattoli ti portasse a sciare la prima di gennaio, Andrea. Dopo domenica, beh, dopo ieri mi sa che non ci porta nemmeno a Fano a mangiare il pesce. Nemmeno una trasferta in Riviera. Allora facciamo così, ci rivediamo il 4-0 del Foligno in casa del San Sisto, risultato assolutamente a sorpresa di questa quarta giornata, che proietta i falchetti di Paolo Cotroneo in vetta alla classifica insieme proprio al San Sisto, ma con una gara in meno.
subito le formazioni. San Sisto che scende in campo con De Marco, Sangare, Barbarossa, Benda, Stella, Trinchese, Mancini, Cerboni, Russo, Verrilli e Salvucci. In panchina con Carlo Valentini ci sono Cocu, Cardoni, Milletti, Fiorindi, Cervini, Marcaccioli, Bagnolo, Battellini e Tempesta. Risponde il Foligno con Ceccarelli, Dell'Orso, Caruso, Abbate, De Simoni, Bocci, Pucci, Piermarini, Giannò, Bacchi e Lagrutta. In panchina con Paolo Codroneo ci sono Settimi, Masci, Isacchi, Gorgoni, Massa, Filippetti e Sias. Attenzione al destro di Salvucci, palla tagliata, secondo palo, palla che sfila alta sopra la traversa, finta da parte del numero 8, poi la mette in mezzo, ottimo l'anticipo, non è finita. Verrilli, il destro del numero 10, palla che termina sul fondo, ma tutto corto col calcio d'angolo. Bacchi disturbato, La Grutta insiste, finta contro finta, il destro di La Grutta, Vito La Grutta. San Sisto 0, Foligno 1, la sbloccano i falchetti al minuto 23, con Vito La Grutta. Sì, è un calcio d'angolo battuto veloce, abbiamo visto che Bacchi dopo un contrasto è riuscito a servire La Grutta, che con un doppio passo ha fatto una finta e forse grazie anche a una deviazione il Foligno è riuscito a passare in vantaggio. Ad aprire per Mancini, Russo di testa, la girata e la risposta di Ceccarelli, occasionissima San Sisto, grande parata però da parte di Ceccarelli. Sì, bello di Russo, chiude De Simoni, Russo cerca la conclusione dalla distanza, apre sulla destra a memoria quasi per Pucci che supera benissimo Barbarossa in difficoltà il numero 3, palla sporcata e c'è il gol da parte Foligno sul 2-0. L'ultimo tocco è di Bacchi. L'ultimo tocco è del numero 10, Bacchi. Non rischia il Foligno, avanti 2-0, supera in un fazzoletto un Barbarossa in evidente difficoltà. La Grutta allontana De Marco, tiene anche il tocco con la mano. Il giocatore del Foligno arriva al calcio di rigore. Non ha avuto dubbi Cavacini. Calcio di rigore in favore del Foligno. Il fischio da parte di Cavacini, la rincorsa di Caruso. Emanuele Caruso, San Sisto 0, Foligno 3, dilaga la formazione di Paolo Codroneo. Lo fa con il gol su rigore firmato da Emanuele Caruso. Perde palla malamente qui il San Sisto, ne approfitta il Foligno. Gorgoni va ad innescare La Grutta, carica il mancino il numero 11, secondo palo Alessandro Giannò. Buona la prima per l'ex Triestina, bagna nel migliore dei modi l'esordio. San Sisto 0, Foligno 4 al 42esimo del secondo tempo. La gioia di Alessandro Giannò che bacia la maglia, ma qui c'è tanto merito di Vito La Grutta. Standing ovation per Vito La Grutta. Non l'ha deconcentrato neanche l'intervista con Elisa nell'intervallo. Dentro sia Elisa. Mancini, secondo palo, lo stacco di testa di Tempesta, occasione San Sisto. Palla che sfila sul fondo. Sono scaduti ora i 4 minuti di recupero, arrivano i 3 fischi da parte di Cavacini. Il Foligno batte 4-0 il San Sisto, l'aggancia in vetta alla classifica. È un Foligno, Sisto, l'aggancia in vetta alla classifica. È un Foligno che sogna davvero. Abbiamo preparato benissimo la partita, sapevamo che giocavamo contro la prima della classifica e volevamo fare la nostra figura. Penso che ci siamo riusciti, ma come dico sempre, questi sono altri 3 punti in meno da dover fare per la salvezza. Noi restiamo sempre con il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Prima la raggiungiamo e poi ci divertiamo. Sì, sì, sono assolutamente contento. Innanzitutto volevo dedicare il gol a mio fratello che oggi si sposa. E veramente, guarda, cosa più bella, esordio più bello non ci poteva, cioè, esordio più bello veramente non ci poteva stare. Guarda, si commenta da sola, per me sono stati più bravi, hanno meritato, arrivavano prima sulle palle, vincevano i contrasti, correvano di più, lottavano di più, senza nulla togliere alla mia squadra che comunque ci ha provato, ha lottato, però alla fine perdi 4-0, devi solo fare i complimenti agli avversari perché sono stati molto più bravi di noi, ci hanno creduto di più, hanno voluto questa vittoria di più di noi e quindi è giusto che hanno vinto loro. Cioè, chi dei 3 non sarebbe andato al matrimonio del fratello per giocare come ha fatto Alessandro Giannò? Cioè, è arrivato dopo? Io ci sarei andato. Io dove? A giocare o al matrimonio? Al matrimonio. No, al matrimonio, no, ecco. Saresti andato a giocare? Sì, sì. Ma Elia invece, vedi? Io l'ho fatto, è successo quando stavo a Civitanova,
però era la prima di Coppa e mi hanno abbonato e sono andato al matrimonio di mio fratello. Ah, quindi cioè non ti hanno fatto giocare, però non è che hai fatto giocare. Non è che hai giocato poi via di corsa a Messa. Io ho chiesto se potevo fare così, hanno detto ok, è la prima di Coppa, però già se la campionata era diversa. Per i Falchetti, ci scrivono, sono 9 punti in meno per la quota salvezza, ma questo Foligno ha tutte le carte per essere la mina vagante di questo campionato e le squadre che vogliono vincere il campionato dovranno far molto bene contro questi ragazzi che propongono un calcio che non si vede neanche in categorie superiori. Sempre forza Foligno, è vero Yuri? Vista la partita di ieri, onestamente sì, nel senso sono organizzatissimi, si vedeva che la partita l'avevano preparata. Cioè, hanno fatto quello che avevano preparato, c'è cioè un dinamismo, un'intensità veramente che mi ha impressionato, onestamente c'è poco da dire, nel senso che il risultato dice tutto e come ha detto il mister, hanno meritato, probabilmente il risultato non meritavamo un risultato così ampio, probabilmente perché poi alla fine anche i gol sono stati abbastanza, qualche gol è stato rocambolesco, il rigore onestamente era inesistente, però hanno assolutamente meritato la vittoria. Mourinho direbbe meglio perderne una 4-0 che 4-1-0, no Michele? Assolutamente sì. Uno è un Mourinho partito forte, Sei cioè, curioso di giocarci contro, fra l'altro, Dex? Ancora no. No, la Grutta ha detto, voglio conoscere questo Biscarini perché sono sicuro faccio doppietta contro di lui. Non sarebbe né il primo né l'ultimo. Da Folignate? Da Folignate sono contento di questa ripartenza, più che altro, perché si parlava tanto in estate di anche chiudeva tutto, come purtroppo succede già da qualche anno. Sono contento per l'allenatore, per Paolo, che è comunque un amico e quest'estate mi aveva cercato lui. E spero che riescano a dare. Cotroneo, ti aveva cercato perché hai scelto Narni? Ti dico, Narni è una piazza importante dove anche ho fatto questo ragionamento. Nella parte di Castello ci sono a giocare. Foligno, zona centro Ungar ci sono stato. Nelle Marche ci sei stato. Nelle Marche ci sono stato. Mi mancava che comunque. L'area del Ternano, che per un ragazzo di Foligno, di Perugia, come possono essere loro, è difficile, risulta difficile andare a giocare là. Quindi è stata anche una scommessa. Quindi sei come i tour operator che organizzano delle agenzie di viaggi, che prima vanno a visitare le mete poi le pubblicizzano. Però insomma siamo solo alla terza. Sì. È un Foligno che ci può arrivare in fondo così? Se riescono a tenere questi ritmi, come ho detto prima a voi, insomma, tanto di cappello. Poi siamo la terza, il campionato è lungo, si vedrà. La terza per il Foligno, la quarta per le altre, ci può arrivare in fondo Yuri? Oddio, non lo so, è chiaro che fino ad ora hanno dimostrato in 3 partite di avere una certa continuità, cioè non è stato un episodio questo, perché hanno vinto più che altro 7 gol fatti, 0 subiti. E 0 subiti, quindi è chiaro che è una squadra molto giovane e bisogna capire nel momento di difficoltà, perché durante un campionato c'è, come può reagire dal punto di vista caratteriale, di personalità, di esperienza. E San Sisto che è ancora in vetta, ci può arrivare in fondo invece? Ma non lo so, onestamente è difficile, non siamo la squadra che è partita per stare in vetta. È vero anche che abbiamo vinto 2 partite fuori casa su campi difficili, abbiamo vinto una partita in casa contro il Ponte Valle Ceppi, che è una squadra, ma come tutte le squadre del campionato, complicata, difficile da affrontare, però dopo la terza o quarta giornata è veramente difficile, anche perché è chiaro che la sconfitta di sabato, di ieri, un attimino ci deve far ritornare a fare un po' di autocritica, a cercare di capire dove abbiamo sbagliato. E è un banco di prova importante perché ci fa capire anche il tipo di reazione che possiamo avere la settimana prossima, nelle prossime partite. Voglio capire cosa cambia invece in casa Narnese dopo questa sconfitta, cosa cambia in casa Ponte Valle Ceppi dopo questa vittoria, me lo dite dopo che ci siamo visti i riflessi filmati, curati per noi da Moreno Sturaro, con le riprese e il montaggio di Fabio Lomoro. Da
Gambini Assicurazioni, innovazione, tecnologia e sicurezza al tuo servizio nelle nostre sedi di Terni, Narni, Amelia, Fornole, Attigliano, Todi e Orvieto. Alla Gambini Assicurazioni ti aspettano professionisti formati per consulenze personalizzate su prodotti salute, welfare aziendali, coperture rischi piccole e medie imprese, fondi pensioni e prodotti di investimento. E da oggi scegli il veicolo adatto alle tue esigenze con il noleggio lungo termine di Unipol Rental. Pensieri zero, assicurazione completa di casco, manutenzione, assistenza, riparazione, soccorso stradale H24, tutto incluso in un unico canone mensile. Contattaci, un referente sarà subito a tua disposizione. La Narnese cade per la prima volta in questo campionato e lo fa in casa al Mureno Gubbiotti di fronte al Ponte Valleceppi. 0-1 il risultato finale. Squadra coriacea, muscolare, quella allenata da Polverini, che è riuscita a collezionare l'intero bottino. La Narnese ha provato con un sterile predominio territoriale, non è riuscita a trovare la via della rete neanche con la contemporanea presenza sul terreno di gioco di Tramontano, Quondam e poi Rocchi, subentrato a inizio secondo tempo. La cronaca con le immagini di Fabio Lomoro: al settimo Perotti per la Narnese tira di destro sugli sviluppi di un corner, ma Giuliacci devia col corpo. Al 17° punizione calciata da Giuliacci, palla centrale senza problemi per Mazzoni. Ancora la Narnese al 21° conclusione di Tramontano da fuori area, contrastato da un difensore, parata facile per Biscarini. Al 33° ospiti in vantaggio, la conclusione in porta di Dragoni, che aveva sostituito l'infortunato Mancini, prende una traiettoria strana sull'intervento di Annibaldi, che beffa così Mazzoni, che viene scavalcato con una sorta di pallonetto. 0-1 sarà il gol che deciderà la partita. Reagisce la Narnese al 35° Colangelo sfiora il palo alla destra di Biscarini. Al 42° ci prova Filipponi da fuori area, con il destro impegnando Biscarini nella spinta centrale, con nessuno dei rossoblu che riesce poi a intervenire. Al 47° occasione per Mora, tiro da dentro l'area deviato sul fondo da un difensore. Passiamo al secondo tempo. Al quarto Biscarini salva distendendosi sulla sua sinistra sulla botta di Tramontano. Al 10° tiro cross di Quondam respinto da Biscarini, poi conclusione alta di Colangelo dal limite. Al 12° pericolo per la Narnese, tiro di Dragoni sporcato in corner da un rossoblu. Al 18° Quondam di testa non riesce a imprimere la forza necessaria per impensierire il portiere. Al 25° grossa occasione per Mora su punizione precisa battuta da Colangelo, ma il numero 7 non inquadra la porta da pochi metri. È un assedio per quanto riguarda la Narnese, che attacca ancora con Quondam al 38° che va a contendere un pallone di testa al portiere, riesce a toccare ma fuori. 41° punizione di Pinzaglia, che pesca libero Mora in area, colpo di testa però sbagliato. Al 44° Narnese vicino al pari, Cori supera Biscarini ma un difensore salva sulla linea. È l'ultima occasione per la formazione rossoblu per evitare la sconfitta. Da Narni è tutto, il finale è Narnese 0, Ponte Valleceppi 1. Mister Polverini, oggi 3 punti pesanti per la sua squadra qui al Mureno Gubbiotti. Sì, assolutamente, è un risultato importante contro una squadra forte, ma questi ragazzi si meritano giornate come queste, perché sono eccezionali in settimana per come lavorano, per l'applicazione che mettono, la disponibilità. Si meritano giornate come queste, quindi gli faccio i complimenti, perché è veramente, veramente encomiabile quello che fanno. L'unica nota stonata, diciamo, l'infortunio di Mancini, che speriamo che sia meno grave del previsto. Raggiunge la Narnese a quota 7 punti, un buon avvio di campionato, no? Ma sì, tanto noi bisogna pensare partita dopo partita, non guardare assolutamente la classifica, preparare sempre la gara successiva con quell'impegno e quell'applicazione che deve contraddistinguerci da qui alla fine del campionato. Marco Sabatini, ritorno in panchina amaro. Sì, vero, vero, porto sfiga.
No, una partita difficile, lo sapevamo, ma nulla da dire in nessun caso, perché loro hanno fatto la partita loro e noi abbiamo fatto la nostra. Hanno fatto gol su una stupidaggine nostra, poi dopo recuperare non è facile perché loro erano ben messi in campo, una squadra che ha lottato sempre. Quindi facciamo i complimenti al Ponte Valle Ceppi. La classica partita che incontri poi nel corso di un campionato, speriamo di aver già dato con questo, no, con questa situazione. Sì, ma le partite sono tutte difficili, noi sapevamo che era difficile anche questa qua, sapevamo come giocava il Ponte Valle Ceppi, secondo me loro hanno fatto una grande gara, quindi quando una squadra perde qualche demerito ce l'ha. Abbiamo capito allora, dove lo mettiamo Marco Sabatini? Dunque in panchina no, perché è arrivata la prima sconfitta, terminata la squalifica, è tornato subito in panchina Marco, quindi dove potrebbe appollaiarsi, dove lo vedresti bene, in un Gubbiotti rinnovato? No, il mister deve stare in panchina, il posto suo è là, quindi ha fatto un ritorno amaro come ha detto anche all'intervista. Però hai rivisto il gol? Ho rivisto il gol. Forse qualcosa di più si poteva fare. Aspetta, cosa poteva fare di più, semmai Iorisse poteva fare qualcosa? Noi portieri siamo sempre molto critici. Infatti, dai, vai, no, non far parlare. Quindi non parli lì sul gol. Non ci dormiamo la notte per un gol preso. Onestamente, sbagliato no, assolutamente. Però noi andiamo a analizzare anche il capello. Bravo. Probabilmente se fosse capitato a me avrei pensato di poter aver letto la palla un po' più velocemente, magari incrociare andando all'indietro e andare con l'altra mano, ma onestamente è proprio andare a cercare il cavillo. Fammi sentire Michele dal campo. A me è venuto la sorrida perché cerca il capello. Tra tutte e due. Vista la situazione. Secondo me è un gol fortunoso. Io penso che la nostra squadra in un campionato così equilibrato deve essere brava a sfruttare le occasioni che capitano, e oggi è capitata, perché poi andare a giocare a Narni è sempre complicato e loro hanno fatto una gran partita. Quindi dormi, sonni tranquilli, non c'è l'errore. Questa per me, poi io nessuno. No. Non c'è l'errore firmato Iuri De Marco e Michele Biscarini. Ve le meritate giornate così? Io credo di sì, credo di sì, perché in settimana lavoriamo veramente tanto, lavoriamo forte e ci alleniamo bene. Il mister a me piace tanto. Non era facile poi, dopo il quinto posto dello scorso anno, difficile. No, infatti, sai, la cosa che più mi preoccupava e mi preoccupa tuttora, perché poi ancora non è successo niente, sono quattro giornate, è saper dimenticare o comunque accantonare quello che è stato fatto e ritrovare nuovi stimoli e una concentrazione che è d'obbligo in queste situazioni. E non è facile, perché poi la squadra sì è rimasta, ma abbiamo perso comunque qualche ragazzo importante, come certo. Nicolò, Iuris, Minelli. Poi sai, arriva il mister nuovo, c'è sempre un po' di curiosità. Daniel che si è fatto invece? Speriamo nulla di grave, ha preso una botta sul ginocchio, io non sono in grado di dirti se... A livello medico di ginocchio, esatto, ma a livello errore Romeo e portiere, sì, però insomma, facciamo un in bocca al lupo a Daniel Mancini. Assolutamente sì. Anche perché è una pedina molto importante per noi. Gol, vittoria fra l'altro contro l'Atletico BMG. Una persona veramente eccezionale. Aveva promesso un rinfresco dopo quel gol, l'ha portato no? Sì, è stato di parola. Almeno su questo. Sono arrivati Mazzoni e Tramontano. La Narnese ha alzato l'asticella perché ha preso uno dei migliori portieri della categoria, ha preso il capocannoniere del campionato. Quindi? Quindi il compito della Narnese è di fare bene, di provare a stare lì, su in cima, vincere il campionato non lo so, di stare lì e fare un campionato di vertice sicuramente. C'è anche la Coppa fra l'altro, no? Fra gli obiettivi, mercoledì si torna in campo, 15-15 a Sportella Marini C4 Ellera, 15-15 a Bastardo invece Atletico BMG San Sisto. Alle 19. A 19, posticipo. Alle 19 devo tornare. Hai scelto tu di giocare in posticipo? L'ho deciso adesso. Sì. In orario di aperitivo, un happy hour, quindi mettiamola così. Che partita attende il San Sisto? Anzi, dimmi quanto tenete a questa coppa prima di tutto? Ma onestamente noi diciamo
secondo me un pregio che abbiamo è quello di non avere mai, in tutti gli anni che ormai sono lì, non abbiamo mai programmato, progettato, guardato tanto più in là, ma secondo me il nostro grosso pregio è quello di vivere veramente settimana per settimana e prendere quello che viene da ogni partita. Quindi io penso che andremo col nostro solito atteggiamento. Anche bene, no? Quindi magari tornare subito in campo tre giorni dopo. No, io penso che sia la cosa migliore, nel senso di tornare subito in campo mercoledì, anche se onestamente è una partita complicata, perché è una squadra veramente, secondo me, difficile da affrontare. E fra poco ce la vedremo. E fra poco ce la vedremo. Sarà difficile, però secondo me è il banco di prova anche giusto per vedere anche la reazione rispetto alla partita di ieri. Adesso ci andiamo a vedere la vittoria dell'Ellera, che riscatta subito il KO contro il Lama, l'unico KO stagionale, lo fa imponendosi 4-1 a Cannara. Andiamo a vedere come nel servizio di Sandro Della Vedova. Anytime Fitness è anche a Perugia, la tua palestra aperta 24 ore su 24. Allenati e divertiti con noi, gustandoti la tua serie preferita in totale sicurezza. Cabina doccia privata, corsi personalizzati, istruttori qualificati pronti a soddisfare ogni tua esigenza. Con la tua key personalizzata avrai accesso alle palestre anytime in ogni parte del mondo. E grande novità, potrai divertirti anche giocando a padel nel nostro campo 1 contro 1. Ci trovi a Perugia, in via Sette Valli 326D. Il tuo fitness è solo anytime. Esterna dell'Ellera che allo Spoletini supera con un rotondo 4-1 il Cannara. 180 secondi di gioco ed Ellera subito in vantaggio, punizione calciata da Ubaldi con palla al centro per Caggiotti che supera a fil di Paolo Pazzucchi. Cannara 0, Ellera 1. Si riaffaccia il Cannara al minuto 36 con Ricciolini che conclude con la sfera fuori di un niente. Ellera vicino al raddoppio al 40° con incornata a botta sicura di Colombi e Pazzucchi che chiude in angolo. Sono le prove del raddoppio che giunge 2 minuti più tardi grazie a Polidori che sigla il gol che vale il 2-0. E rabbiosa reazione cannarese in chiusura di tempo con De Santis che conclude con palla alta e sul doppio vantaggio ospite si chiude il primo tempo. Grazie al contributo delle immagini filmate e montate da Roberto Casolari passiamo al commento della seconda parte che si apre al secondo minuto ed è ancora Polidori che chiude un'ottima triangolazione portando a 3 le reti per l'Ellera e la sua doppietta personale. Palla al centro e Cannara in avanti con Ricciolini che accorcia subito le distanze al minuto 49. Cannara 1, Ellera 3. Al 12° l'Ellera cala il poker, angolo di Petinelli, la sponda di testa di Fonti per la corrente Marconi che da 2 passi supera Pazzucchi. Al 25° ancora Ellera in avanti con Bettinelli, la cui conclusione sfiora il palo. Non accade più nulla di rilevante e dopo 4 minuti di recupero termina la gara. È tutto dall'Alberto Spoletini. Ribadisco il risultato finale, Cannara 1, Ellera 4. Vi ringrazio per l'attenzione augurando un buon proseguimento di serata. Sandro Della Vedova, linea allo studio. Abbiamo fatto tutto da soli, ci siamo complicati la vita da subito facendo un grosso errore, un errore grossolano sulla prima situazione dopo neanche 1 minuto e mezzo di partita, penso. Abbiamo fatto degli errori che si possono fare forse nel torneo amatori, non qui su un campionato di eccellenza. Oggi la testa forse era da qualche altra parte, noi abbiamo commesso delle ingenuità clamorose e l'abbiamo pagate pesantemente contro una squadra esperta. Siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla subito. Anche se stavamo 3-0, prendere subito il 3-1, mancavano ancora 42-43 minuti, può accadere tutto. Dunque, ecco, non è che ero arrabbiato, ho alzato un pochino la soglia di attenzione, ho fatto un... non dico finta, però ci deve... Esatto, qualche volta bisogna fare così, perché stare 3-0 e mancano ancora 40 minuti alla fine è dura, nel senso che prendi un gol e si apre tutto, casualmente, perché può accadere. O per bravura o per sfortuna prendi il 3-2 e dopo si ritorna dentro, gli altri si gasano e noi magari ci abbattiamo. Il commento all'intervista di Fabrizio Ciucarelli la fa Michele Biscarini, che lo conosce bene. Prenditi la camera, allora il Ciuca ti sta ascoltando, cosa vuoi dirgli? Che è una volpe, è il maestro dell'eccellenza. A me fa morire, ho sofferto i primi
servizi senza il Ciuca. Senza Ciuca, sì, sì. Poi col Ciuca tutta un'altra musica. Un abbraccio al Bisca e complimenti per la sua disinvoltura davanti alle telecamere. Firmato Enrico. Grazie Enrico, ho capito che è mio collega, sicuro. Non solo apprezzamenti però per te, ti cercano da Narni e ti scrivono dicendo non solo i ragazzi del Ponte Valle Ceppi si impegnano durante la settimana, tutti lo fanno. La Narnese meritava un pareggio, meritava il pari a Narnese? Sono convinto di questo, che si impegnano e che meritavano di più, ma le immagini lo certificano, cioè lì a parte l'occasione del gol e una punizione da lontano, credo che si sia più impegnato a rinviare e a richiamare l'attenzione che ha. Però noi dovevamo fare questa partita, cioè io se potevo firmare ieri per un punto a Narni l'avrei firmato. Per tre si festeggia, come si festeggia piano piano? Ma sai, io sono dovuto venire via subito, che dovevo venire qua, quindi non l'ho vissuta molto. Lo spogliatoio poi sai, uno giocatela, sì, bene, no? In diretta c'è il patron, sì, Cancellotti, sì. Ti sta ascoltando, una vittoria a Narni va celebrata come, quindi? Come qualsiasi altra vittoria, perché per noi sono tutte vittorie complicate, Noi dobbiamo fare altri 33 punti e poi vediamo, perché ripeto, il nostro percorso è quello della salvezza, noi dobbiamo fare questo e non altro, e quindi prima arriva meglio è. Chiaramente oggi è una festa, perché sarei bugiardo a dirti il piano contrario. Piano però, sempre piano. Esatto, senza esagerare. Te la sei giocata malissimo, te lo dico, te la sei giocata malissimo in diretta. C4, Ellera, Narnese nel triangolare di semifinale, è una coppa che conta quanto per la Narnese? Beh, la coppa ci tengono parecchio, visto anche che l'anno scorso sono usciti, no, un po' con i nervosismi in semifinale, quindi ci tengono, ci teniamo tutti, proviamo ad andare avanti anche se sarà difficile però. Turno di riposo adesso, poi 19 ottobre e 16 novembre le altre due gare, le prime classificate dei due triangolari accedono alla finalissima che ricordiamo vale un posto per gli spareggi, promozione in Serie D. Una curiosità ma ce la togliamo fra poco, perché adesso Yuri De Marco vuole vedere l'Atletico BMG, prossima avversaria di Coppa, Atletico BMG che nell'altro anticipo di ieri ha battuto 1-0 il Castiglione del Lago, vediamo come nel servizio di Giuseppe Cecconi. Non mi può fare la ricevuta del collettino entro un'ora. Assolutamente no. Fortunatamente le chiamate per recupero crediti non sono sempre così, ma la richiesta di saldare un debito a volte con toni duri può sicuramente toglierti il sonno. Emergenza debiti, in caso di debiti bancari, con l'Agenzia delle Entrate, finanziarie e per le segnalazioni nella centrale rischi. Siamo presenti in tutta Italia per difendere le vostre imprese e le vostre famiglie. Affidati con fiducia ai professionisti dell'ufficio Emergenza Debiti. BMG come il Castiglione del Lago, accomunati da una classifica impietosa, anche se la formazione di Morini è una gara in meno, il tutto nella giornata del riscatto per entrambe le formazioni. Nello scacchiere della BMG proietti a disposizione tutto l'organico, come del resto Morini in casa Castiglione del Lago. La cronaca con le immagini di Enzo Virgili ci portano subito alla quinto, quando un erroraccio in fase di impostazione di fa per due consente a Colarieti di presentarsi davanti a Cupi con la conclusione abbondantemente sopra la traversa. I pericoli per la BMC continuano al nono e questa volta arriva da calcio piazzato, punizione di Braccalenti sul secondo palo, esce a vuoto Cupi ma l'incornata di Iattarelli non è precisa. Scorrono inesorabilmente i minuti dove in questo frangente la BMG sembra aver preso possesso delle proprie qualità e al 32esimo colleziona la prima occasione dopo che Sciacca lavora un pallone dal vertice destro, la palla in mezzo dove la conclusione di Mignone va su fondo. La formazione di Proietti ci crede e al 45esimo passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Bodo, sul quale Menè è costretto alla respinta.
Recupera palla Gesuele che si inventa una rovesciata in mezzo dove fa per due, colpisce di testa e mette la palla nel sacco per il momentaneo vantaggio. Non c'è più tempo e squadre negli spogliatoi. Si gioca nella ripresa sotto la pioggia e con una BMG più coscia dei propri mezzi, tanto che al 47esimo Sciacca angola poco la conclusione e ci arriva Menè a stoppare il tiro del giocatore della BMG. Poi a sparecchiare l'area ci pensa la difesa in biancorosso. Due minuti più tardi, alla 49esimo, un tiro di Oboto costringe l'estremo difensore lacustre alla deviazione sopra la traversa. La BMG cerca di gestire il vantaggio, ma sono gli ospiti a venire fuori alla lunga distanza, tanto che la BMG è costretta agli straordinari nei 7 minuti di recupero e dove dal 92esimo è costretta a giocare in 10 per l'espulsione di Gesuele per doppio giallo. Non c'è più tempo, malgrado l'assalto finale per la formazione di Morini, di arrivare almeno al pareggio. Per la BMG la prima vittoria in questo campionato arriva alla quarta giornata. Ma noi questo mese siamo stati un cantiere aperto, sinceramente è la prima settimana che lavoriamo con un gruppo ben assestato, perché comunque il mercato è chiuso, quindi la squadra è questa e i ragazzi che sono arrivati nell'ultima settimana sicuramente si sono potuti allenare bene. Oggi poi io posso solo fare complimenti ai ragazzi perché hanno messo un cuore veramente, come si dice, oltre l'ostacolo. È una squadra nuova che ha bisogno di tempo per amalgamarsi, comunque i valori sono importanti, l'abbiamo dimostrato anche oggi contro una squadra che mi dicono sia una delle favorite. Abbiamo giocato molto meglio noi i primi 30 minuti e poi nella seconda metà del secondo tempo l'abbiamo messa in area, però purtroppo non riusciamo a far gol, questo è un momento che è così. Speriamo che di riuscire a finalizzare almeno qualche occasione di quelle che creiamo. Il mercato è finito, adesso la BMG, Iuri può arrivare dove? Occhio come parli. Ma lo stanno dimostrando i risultati di ogni domenica, che onestamente è difficile capire quali saranno le protagoniste poi vere in positivo e negativo. Secondo me è ancora presto, molto presto, ma ci sono tante squadre buone, c'è tanto equilibrio. L'Orvietana già aveva iniziato, insomma, già a iniziato, insomma, avere una marcia. Cioè l'Orvietana dello scorso anno non c'è? Fino ad ora no. E Castiglione del Lago, Michele, invece? Ma non saprei cosa dirti, guarda, veramente, perché hanno preso un allenatore da fuori che secondo me non è facile entrare in un ambiente nuovo, un campionato nuovo. Ospite della prima puntata qua da noi ha detto: io a San Gorgon ho vinto tutto, 12 trofei in 12 anni, ma con la mia squadra in questo campionato della serie, qual livello è un po' più alto? Io non lo so se è più alto, non conosco gli altri campionati. Sicuro è molto equilibrato. È molto equilibrato e di conseguenza è molto complicato, perché poi la decidono gli episodi tutte le domeniche. Perché basta veramente niente, poi indirizzarla dopo. Capiteranno i ribaltoni, capiteranno le solite domeniche delle partite recuperate, però secondo me sono molto complicate. Ci arriva un messaggio dove dicono che la BMG può vincere il campionato. Torniamo anche sul Foligno. Il Foligno è un grande allenatore che sa far giocare a calcio le sue squadre. Messaggio per Paolo Cotroneo. Senza polemizzare, torniamo su Narnese Ponte Valle Ceppi. 3 anni fa la Narnese fece un gol da 40 metri e pareggiò 2-2. Vatta a ricordare. Io c'ero. Forse 3-3 finì addirittura. Signoraggi in casa nostra. La Narnese è forte, vi dobbiamo dire. Avanti, grosso, vero, Raggi a Ponte Valle Ceppi, vero. Sai, me la sono anche vista. È vero. 3-3 Ponte Valle Ceppi in Arnese, partita bellissima. Gran gol di Lorenzo Raggi. Andiamo avanti. Risultati un po' a sorpresa, abbiamo detto, ne arriva un altro, che è la vittoria del Branca a Lama. Non tanto magari per la vittoria, io dico anche nel parziale. Lama 0, Branca 3, il servizio di Alessio Romanelli. Tutti e due, tranne 1978, movimento terra, costruzione in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Puoi rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni,
tetti e solai in legno, ponteggi, bonifica amianto e trasporto autorizzato di materiale da discarica. Ci trovi a Cervara, in via Cant 1B, Zanelli e Cedeschi. Qualità e sicurezza, mattone dopo mattone. CS Jeans, la qualità dell'innovazione nei nostri prodotti ecosostenibili. IQ Total Look Uomo e Donna, il nuovo modo green di intendere la moda. Ci trovi a Trestina, località Banchetti e San Giustino, località Dogana. Colpaccio del Branca che sbanca il Polchi Laurenzi di Lama con un netto 3-0 che rilancia le ambizioni della formazione di Lisarelli. KO pesante invece per i bianconeri di Vicarelli, il secondo nelle prime quattro partite di campionato. E pensare che il Lama nei primi minuti ha sfiorato il gol in diverse circostanze. La prima chance dopo nemmeno un minuto di gioco con questo destro di Bruschi parato in tuffo dalla Pazio. Pochi secondi più tardi, dopo la triangolazione Volpi-Orlandi-Volpi, arriva il colpo di testa di Bartolcini, che però non impensierisce troppo il numero uno del Branca. Il 10 bianconero ha un'occasione più ghiotta al minuto 4, ma dopo l'assist di Bartolucci, il suo destro viene ribattuto da un intervento provvidenziale di Lilli. Ancora Lama al 21esimo con Orlandi che conclude, la Pazio para e la palla sbatte addosso a Giambi, con i padroni di casa che invocano il tocco di mano del capitano del Branca, ma per l'arbitro Edoardo Fanelli non c'è nulla. Gli ospiti si affidano al loro giocatore più importante, Ettore Marchi, che al 23esimo prova ad incrociare col destro, ma la palla termina sul fondo. Al 32esimo Bartolcini serve un assist al bacio a Bartolucci con il numero 9 del Lama, che però calcia male e la Pazio si salva. Gol sbagliato, gol subito, perché al 35esimo, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra battuto da De Julis, la palla finisce all'altezza del dischetto del rigore e il più resto di tutti è Mangiaratti, che col destro spedisce la sfera alle spalle di Sodani per il gol che vale l'1-0. Con questo risultato le squadre rientrano negli spogliatoi al termine del primo tempo. Nella ripresa il Lama abbozza una reazione, ma non riesce mai a rendersi pericoloso, e allora al 65esimo ci prova ancora Marchi, ma il suo destro finisce a lato. Un minuto più tardi Stirati si invola sulla fascia sinistra, salta Grezzana e apparecchia al centro per Di Bacco, che apre il piattone e batte Sodani per il 2-0 Branca. La formazione di Lisarelli insiste e al 71esimo Sodani devia in corner il potente destro di De Julis. Appuntamento con il Tris solo rimandato, perché al minuto 89 i due neoentrati costruiscono il gol del 3-0. Assist di Bettelli e gol di Rossi che chiude definitivamente la partita. L'ultima emozione del match è questo colpo di testa di Bartolcini parato dalla Pazio. Dopo 5 minuti di recupero finisce così al Polchi Laurenzi, Lama 0, Branca 3. Guido Vicarelli, un risultato da archiviare in fretta? Un risultato e delle prestazioni da archiviare in fretta. Io a questi ragazzi voglio un bene dell'anima e li difenderò fino alla morte, però a volte è anche difficile, quindi dovrò parlare con loro e dovrò capire assolutamente perché ci sono state delle prestazioni che non ci aspettiamo. Poi perdere 3-0 per il Lama in casa penso che sia qualcosa che dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi. Guido, pensare che l'avvio era stato buono, insomma, avete sprecato troppe occasioni nei primi 15 minuti. E ho capito, ma se ne giocano 95, quindi conta poco, quindi a maggior ragione abbiamo sbagliato prima e abbiamo sbagliato anche dopo. Andrea Lisarelli, una giornata da incorniciare. Sono contento perché più che altro abbiamo dato una risposta di gruppo, è la cosa più importante questa, su un campo difficile. Però non deve farci dimenticare quello che rappresenta quest'anno questo campionato. Loro hanno avuto due occasioni inizialmente molto grosse, favorevoli, non l'hanno sfruttate, bravi anche noi magari a crederci lì, a salvare anche negli ultimi metri davanti alla nostra porta, e poi abbiamo capitalizzato quello che ci siamo costruiti. Quello che mi è piaciuto anche comunque che la squadra, nonostante il vantaggio, abbia comunque cercato di continuare a proporre senza paura. Però ecco, è quello che cerco di dire anche alla squadra, anche dopo la vittoria di Ponte San Giovanni, cercare equilibrio, perché secondo me l'equilibrio in questa categoria farà la differenza, perché sarà un campionato molto molto livellato, non fare montagne russe up and down, quindi c'è bisogno di dare equilibrio e continuità ai risultati.
Senti Michele, come vai? Il poliglotta Andrea Lisarelli ti sfoggia un up and down così come niente fosse, però andiamo sulla scia dei due tecnici, perché è vero, per chi lo vede da fuori è un campionato bellissimo. Il Lama va a vincere a Dellera domenica scorsa, poi perde in casa. Il Branca perde in casa con il Ventinella, poi va a vincere al Lama. Grandissimo equilibrio, è un campionato un po' pazzo, come lo è stato anche il meteo oggi, perché abbiamo visto il sole, dicevamo tutti nel secondo tempo, a Branca, diluvio universale o giù di lì, dove a Ponte San Giovanni, partita sospesa per mezz'ora per impraticabilità di campo, con la Ponte Vecchia avanti, si riparte, va avanti la C4 che si porta addirittura sul 3-1, nel finale la Ponte Vecchio la riagguanta, finisce 3-3, 6 gol che ci racconta Daniele Milletti con le riprese e il montaggio di Leonardo Antonelli. Sono Rosy Luca, osteopata e titolare del centro medico Fisiosalus. Oggi voglio raccontarvi del mio sogno che è diventato realtà. Fisiosalus nasce nel 2015 da una superficie di 60 metri quadri e contava 3 fisioterapisti. Oggi la nostra equipe è formata dai migliori medici, osteopati, fisioterapisti, kinesiologi che ci sono nel settore sanitario e conta 60 professionisti su una superficie di circa 800 metri quadri. Abbiamo creato tutto questo per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti e sviluppato soprattutto dei percorsi terapeutici che puntano alla prevenzione della salute. Tutto ciò è stato possibile attraverso il continuo aggiornamento, impegno, studio di ogni membro del nostro staff, andando sempre alla ricerca del meglio per i nostri pazienti. Non c'è nulla che più caro che la nostra salute e Fisiosalus è qua per questo. Ponte Vecchio e C4, le promosse sì, ma con due piani per la stagione diametralmente opposti. La gara degli ornari per i Folignati può essere l'occasione per accorciare dalla vetta e dar l'inizio alla marcia che la fiorente campagna acquisti induce ad aspettarsi. Dall'altra parte i ponteggiani, che vogliono tradurre in punti i complimenti alle prestazioni fin qui ricevuti. Di complimenti comunque non ne vuol sentire parlare la C4, che al terzo battezza il match con questa triangolazione ampia tra Valori e Giabbecucci. La risposta iniziale della Ponte Vecchio è un'azione ben manovrata a sinistra. Peccato che Retini non calci con la giusta convinzione. Sono gli ospiti comunque, forti del maggior tasso tecnico, ad imprimere l'impronta al match in questo primissimo avvio. Il tridente mobile, formato da Valori, Giacbecucci e Tempesta, si avvale degli inserimenti delle mezzali Lanzi e Fattorini, che formano la linea mediana insieme al centrale Mattia. In difesa giostano Piantoni, Doco, Moracci e Benedetti, con Pallotta tre pali. E dall'undicesimo è proprio il giovane portiere a combinarla grossa sul cross di Trequattrini. Il coetaneo toscano è lesto a siglare il vantaggio rossoverde. Non poteva mettersi meglio la partita per i locali, schierati dal vice Menga in panchina al posto dello squalificato Cardarelli, con Cucchiararo in porta, Cesaroni, Bormioli, Battaglini e Trequartini in difesa, Retini, Toscano, Lorenzini e Silvestri a centrocampo e Vinciarelli e Barboni in avanti. Ai locali la rete trovata induce coraggio, portandoli ad alzare di non poco il baricentro. A conti fatti però a metà tempo a prevalere il nervosismo, con l'arbitro Salvatori di Macerata costretto a catechizzare i capitani Fattorini e Battaglini. Quando si riprende a giocare Benedetti sfonda sulla sinistra, ma il colpo di testa di Valori non ha né la forza né l'angolazione per impensierire Cucchiararo. Lo stesso deve dirsi riguardo al tentativo di Giabbecucci al 40°. Bravo e stilisticamente apprezzabile era stato comunque l'ex Foligno nel liberarsi di Cesaroni. L'acquazione violento che si abbatte nell'intervallo lascia in forse l'inizio ripresa, che dopo i rituali conciliaboli tra arbitro e capitani riprende con una mezz'ora circa di ritardo ed il doppio cambio dei rossoverdi, che sostituiscono Toscano e Barboni con Lucarini e Monacchia, che si insiedano nella metà destra della mediana rossoverde, con Retini e Silvestri a formare dunque la coppia in avanti. Ma alla prima occasione la C4 pareggia, merito dell'istinto da gol di Valori, che si tuffa sul tiro in porta di un compagno e di testa inganna Cucchiararo. Capita al 12° sul destro di Giabbecucci l'occasione per gli ospiti di un rapido ribaltamento del match, ma la volée del numero 11 risulta imprecisa.
Agguerriti dal pari, gli ospiti si riversano in avanti, ma in un campo ai limiti dell'impraticabilità è l'episodio giusto a far girare la gara. Al 18esimo Retini in maniera scoordinata colpisce il pallone contemporaneamente con piede e mano. Per Salvatori l'intervento è punibile e Valori non si fa pregare per la trasformazione dal dischetto. E rimanendo in tema di calci piazzati, Moracci tenta il bolide su punizione da quasi metà campo due minuti più tardi. Cucchiararo alza in corner. In campo però in questa fase ormai c'è solo la C4, minuto 21. Gli ospiti sfondano a sinistra e già Beccucci ha sul destro il pallone del comodo 3-1. Prova a correre a ripari Menga con gli inserimenti di due uomini offensivi quali sono Beffa e Cascianelli, ma la sensazione è che ormai i buoni siano scappati dal recinto, anche se nel calcio azzardare certe affermazioni può essere sempre foriero di brutte figure. Minuto 36, Lanzi si mangia la rete del 4-1 dopo un ponte aereo di Tempesta e sul capovolgimento di fronte Retini la riapre trasformando in rete il pennellato traversone di Vinciarelli. La Pontevecchio adesso ci crede e dal 42esimo sempre Retini su calcio di punizione trova un pari che sembrava un miraccio solo una manciata di minuti prima. Finisce 3-3 dunque, una partita strana, emozionante dai mille volti. Coriace alla Pontevecchio a crederci per la C4 nella partita di oggi. Troppe defaillanze dietro per gli standard di una squadra costruita per il primato. Stiamo lavorando perché la squadra deve ancora formarsi caratterialmente. Ovvio che non ce l'aspettavamo, nel senso che tra primo e secondo tempo io ho dato una grastrigliata ai ragazzi, perché soprattutto nonostante avevamo espresso un discreto gioco, per un episodio eravamo andati sotto, ma quello che mi era dispiaciuto è che c'era tanta confusione, si parlava troppo in campo, quindi quello che ho chiesto è di rientrare da squadra in silenzio e provare a fare la partita per quello che il campo permetteva. Ovviamente l'abbiamo impostata benissimo, probabilmente è successo che sul 3-1 ci siamo sentiti un po' tranquilli, poi questo è il calcio, gol mangiato, gol subito, abbiamo avuto l'occasione del 4-1, non l'abbiamo fatta e il calcio è fatto di episodi, ma soprattutto quando si gioca su un campo così, quindi bisogna rimboccarsi le maniche. Ci abbiamo due partite in 5 giorni perché giochiamo mercoledì in Coppa e poi sabato la prossima di campionato, lavorare sul fatto che una partita quando sei sul 3-1 va portata a casa. Penso che finalmente portiamo a casa un punto che meritiamo forse dalla prima giornata di campionato qualcosa in più, e oggi sarebbe stato veramente un peccato non portare a casa niente. Quindi devo fare comunque i complimenti ai ragazzi, a tutto lo staff, al mister che aveva preparato benissimo la partita. Poi certo, secondo tempo calcio è un'altra cosa, diciamo è stata una partita, una guerra, una battaglia su questo campo, in queste condizioni. Una battaglia vera e propria, fra l'altro insomma complice anche il terreno scivoloso, ne abbiamo viste di tutte davvero. Vorrei rivedere anche fra l'altro il gol di Valori, capocannoniere, 4 gol dopo 4 partite, forse c'è un tocco con il braccio, punto interrogativo. Però la cosa più bella in assoluto io credo siano le due esultanze di Giacomo Bicerna, tecnico della C4, che ha solo una maglia insomma anche leggera, si è buttato proprio nell'acqua, proprio a pesce, come il migliore Yuri De Marco non avrebbe mai fatto. No, sei tuffato più di me ieri. Mi levate una curiosità, quelle divise belle, gialle, fosforescenti, tu e Michele siete fra l'altro fra sì, siamo proprio dei promotori del sì, fluo. Sì, del fluo. Ormai le fanno così. Ve le scegliete voi? Cioè? No, e più che altro le scelgono gli arbitri, perché ormai trovare una maglia da poter mettere tra i vari abbinamenti è impossibile, quindi si è costretti a cercare colori alquanto particolari. Il giallo fosforescente non piace però a degli amazzoni, perché? Perché non l'abbiamo, credo, non lo so. Ah, solo, altrimenti insomma te lo metteresti. Spesso ti ho visto il rosa, se non sbaglio. No, il rosa mi piace. Un amante del rosa. Sì. Noi con la testa calata sulla rosa. Cioè, meglio il fosforescente. Colore diverso, sicuramente. Io preferisco il nero che spina. Adesso andiamo a soccorso, perché il Ventinella va avanti 1-0 dopo 3 minuti, poi però il ritorno della Nestor che conquista la seconda vittoria di fila lo fa imponendosi con un 4-1, come detto in rimonta vanno a segno tutti gli attaccanti, Fastellini, Faraghini, la doppietta dell'ex di Bobo Regnicoli, partita che ci racconta Alessio Anselmi. Mondottica nasce nel 1996 con l'obiettivo di soddisfare la propria clientela
con prodotti di ultima generazione. Occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro costante impegno nella ricerca di prodotti innovativi si pone l'obiettivo di offrire una visione chiara e confortevole, ma soprattutto di migliorare, proteggere e preservare la vista dei clienti. Mondottica. Scopri come vedere il mondo. All'Umberto Ragni si ispirano Vintini e Nestor, partita infuocata già nel primo tempo, con i padroni di casa che si portano in vantaggio con Cardinali e gli ospiti che rispondono con la doppietta del grande essere Nicoli. Due gol nei 20 minuti finali consegnano i 3 punti ai ragazzi di Mister Caporali, Ventinella che si arrende dopo un primo tempo giocato a ritmi alti. 3 minuti e il Ventinella si porta subito avanti, scambio dalla bandierina fra Pinazza e Pilleri e palla che arriva a Cardinali che anticipa tutti e batte Palanca per l'1-0 Ventinella. Padroni di casa che scendono in campo con un 4-3-3, con Miccio in porta, Morucci, Scappini, Vigarini e Pilleri in difesa, Montacci, Pinazzi e Pici in mezzo al campo, Catania e Cardinali a sostegno di Menichini. Occasione per il pareggio per la Nestor al nono, corner di Davide Stinani che pesca al centro l'ex Regnicoli che impatta di testa ma per poco non inquadra lo specchio. Ospiti schierati da Mister Caporali con uno speculare 4-3-3, con Palanca fra i pali, Covarelli, Giornelli, Minelli e Polpetta nei quattro di difesa, Binaglia, Davide Sisani, D'Ambrosio e tre di centrocampo, Faraghini, Regnicoli e Fastelli nel tridente. 17 minuti sul cronometro, il direttore di gara fischia un calcio di rigore per la Nestor. Fallo di mano di Montacci dal dischetto, pare Nicoli che incrocia, conquisce Miccio ma non può arrivare. Passano 2 minuti e il Ventinella va ancora una volta vicino al vantaggio. Palla illuminante di Cardinali per Menichini che a tu per tu con Palanca calcia di poco a lato. Grandi proteste fra i locali al 25esimo, va giù in area Menichini, il fischietto di Gubbio e lascia però giocare. Mentre gli ospiti protestano per un presunto fallo in area su Regnicoli, il gioco continua e lo stesso bomber ex Ventinella si fa trovare solo e da 2 passi deposita in rete per il gol del 2-1 Nestor. A 10 minuti dalla fine dei primi 45 Palanca mette guantoni sulla bella conclusione di Catani. Ribaltamento di fronte viene chiamato in causa anche Miccio che blocca in presa bassa la conclusione di Faraghini. Con le riprese e il montaggio di Leonardo Cesaroni passiamo ai secondi 45. Prima occasione della ripresa che arriva solo al 22esimo, Regnicoli vince il rimpallo nel contrasto con Bigarini ma da 2 passi spara clamorosamente alto. A 15 minuti dalla fine la Nestor chiude la partita, azione capolavoro di ragazzi di Caporali con Fastellini che finalizza per il 3-1 Nestor. Al 40esimo arriva anche il 4° gol per gli ospiti, punizione di Matteo Sisani che sbatte sulla barriera, si avventa sulla ribattuta Faraghini che batte un incolpevole Miccio. Dopo il triplice fischio di Nicolin termina per 4-1 il match fra Ventinella e Nestor. Allora, di nuovo insieme, ci siamo visti la vittoria della Nestor, una vittoria di quelle importanti. Hai tanti ex compagni alla Nestor, no? Se ne parlava mentre scorrevano le immagini. Tra l'altro, aspetta, prima fammi precisare una cosa. Abbiamo avuto un problema tecnico, la pioggia ci ha condizionato in questo. Non abbiamo dunque le interviste nel post-gara, le parole di Luca Bisello Ragno da una parte e di Riccardo Caporali dall'altra. Le parole di Riccardo Caporali ce le dirà Elia Mazzoni che lo conosce bene. Tanti ex compagni invece nella Nestor. Penso a Minelli, penso a Regnicoli. Penso a Fastellini nelle giovanili. Penso a Polpetta, Foligno, quando la Serie D. Quindi cosa gli vuoi dire? Cerca di fare meglio, riprendo col patron Cancellotti. Cosa dice ai tuoi ex compagni? Faccio i complimenti. Io è una squadra a cui credo molto. Ti avevano cercato fra l'altro in estate da Marciano. Perché sei rimasto a Ponte Vallecetti? Posso uscire dal lavoro, correre per strada. Io domenica voglio dare il meglio di me e lo voglio fare dalla settimana. Se arrivo per ultimo, sono quello che arriva per primo al campo. Se arrivo per ultimo perché c'è il traffico, una cosa, cioè, dopo non sto bene. Mentalmente no, non sei al 100%. Esatto. Michele Biscarini è un grande portiere e un bravo opinionista, dice Leonello Carloni, che dunque già ti propone per un futuro post campo. Grazie. Ma arriva un messaggio anche per Elia Mazzoni, è un messaggio di quelli speciali, senti perché, un saluto grande al portiere più forte di tutti, Elia, da Rudolf. È lo zio. Zio Rodolfo. Da Mazzoni a Mazzoni. Esatto, quindi è un saluto di parte, c'è anche un commento di parte. No, imparziale. Però... Cosa vuoi dire a chi ti sta seguendo da Trestina invece? No, che li seguo anch'io, li seguo
sento spesso gli ex compagni Stefano e Gramaccio e Cinerini, Federico e niente, quindi. E mercoledì c'è Trestina Gavorrano, tornano al Casini, Kribe, sì. Che Bonura come finisce? Posso, spero una vittoria del Trestina, dai. Saranno felici dunque sia Marco Bonura che i Valli di Kribe. Riccardo Caporali, cosa ha detto secondo te dopo la vittoria per 4-1 in casa del Ventinelli? Ho visto già un post su Facebook, quindi penso che sia contento. Me lo sono perso, cosa ha detto nel post, lui che è il re dei social? Raccontaci. Sì, bravo. Buone grazie, Iuri. Ho letto mentre ero fuori. Quindi, quali sono le due parole chiave in casa Nestor? Cuore e grinta? Mi sembra di aver letto quello. Potremmo titolare così. Allora ce lo cerchiamo adesso. Fra poco ci vedremo anche Olimpia Tirus San Sepolcro. Intanto scendiamo in promozione. Iniziamo dal Menicucci con il Castel del Piano che fa 2 su 2. 3 gol alla Novalba, 4 gol all'FC Castello, 7 gol segnati, 0 subiti in due partite. Per la formazione di Giulio Biocca che batte 4-0 l'FC Castello. Ci vediamo questa gara nel servizio curato per noi da Federico Tanci. Castel del Piano, è il caso di dirlo, bagna alla grande il proprio esordio casalingo con un rotondo 4-0 ai danni di un FC Castello San Secondo tosto quanto rattoppato che ha retto fino all'Eurogol di Mancinelli dopo 2 minuti della ripresa per poi lasciarsi sgonfiare dai rossoblù sotto la pioggia del Menicucci. Andiamo però con ordine visto che Biocca schierava i suoi con un 3-5-2 dove a far da spalla a De Pretis là davanti trova spazio il 2005 figlio d'arte Pallozzi Lavorante che dopo appena 180 secondi rubava la scena insieme al pallone e lasciava la gloria del vantaggio ad Isenai. Ospiti che come accennato non restano a guardare il 4-4-2 disegnato da Cipolla oggi squalificato. Macina gioco e all'ottavo va vicino al pareggio con questo colpo di testa di Teatro servito da Muzza. Il Castello del Piano comunque va a nozze negli spazi e De Pretis al 24esimo semina il panico a sinistra, mette in mezzo per Sisani che viene contrato, poi sullo sviluppo dell'azione Pallozzi Lavorante con il destro manda alto. Ospiti che continuano a giocare con il fuoco finiscono per scottarsi quando su questo recupero della pallone Isenai manda in porta De Pretis che mette a sedere Rossi e realizza il 2-0. Partita che sembra mettersi in discesa quindi per i padroni di casa che però al 43esimo corrono un bel rischio, infatti su questo cross dalla destra di Volpi la deviazione di Urbani finisce per favorire Nicoletti che però non riesce a trovare la coordinazione giusta per mandare il pallone in porta. Passiamo dunque alla ripresa ma come già detto in apertura lo show inizia fin dal 180esimo secondo quando Pallozzi Lavorante scarica all'indietro per Mancinelli, stop, un passo e tiro, un miracolo balistico che va all'incrocio dei pali. Traballa pericolosamente l'FC Castello che al nono vede ripartire il Castello del Piano sulla destra con Barluzzi. Prima De Pretis lascia correre il pallone, poi Isenai non trova la rete. Ancora De Pretis protagonista pochi minuti più tardi quando strappa il pallone ai difensori, poi è decisivo il ritorno di German che gli mette il pallone in angolo. Al 24esimo poi arriva il sigillo definitivo con Broccatelli che lancia in profondità Pallozzi Lavorante, tutto con il portiere lo batte, mette la ciliegina sulla torta, doveva aver messo a segno 2 assist anche il gol del 4-0. Unico sussulto ospite, questo calcio di punizione di Muzza con Taddei che controlla il pallone sopra la parte superiore della traversa. Termina dunque così l'incontro
con il Castel del Piano che si ritrova a punteggio pieno, sebbene con una partita in meno, ma con ben 7 gol fatti e 0 subiti, mentre non si può dire la stessa cosa dei tifernati, che si ritrovano sempre a quota 0 dopo queste 3 giornate. Mister, si aspettava un esordio così buono? Sì, nel senso che è dal 27 luglio che stiamo lavorando e sento di avere una squadra competitiva in un campionato difficile, perché secondo me 7-8 squadre sono molto molto attrezzate e i posti sono 5, non so in quale ordine, però senza nascondersi gli altri cerchiamo di lavorare per fare un campionato di vertice, ma non è così facile perché, ripeto, sono state società che hanno investito parecchio. Io sono molto contento anche perché il tesoro aggiunto di questa situazione è che ci sono dei giovani veramente interessanti, insomma, che non sembrano neanche sotto. Esordio con assist e gol per sì, perciò 2005. Ha fatto una partita, penso, tosta e cerchiamo di continuare così. Ma ripeto, sarà un campionato pieno di colpi di scena. Un 4-0 che tutto sommato si commenta da solo, certo. Un gol a freddo dopo appena 2 minuti, e quello è un gol dopo appena 2 minuti del secondo tempo, sicuramente vi hanno tagliato le gambe, al netto delle assenze. Sì, diciamo che partire su un campo difficile così, prendere gol dopo, come hai detto tu, dopo 2 minuti non è facile, al cospetto comunque sia di una squadra forte, attrezzata. Noi è vero, avevamo delle assenze, ma dalla prima partita di campionato che ce l'abbiamo, quindi non dobbiamo nascondersi di dietro. Siamo una squadra giovane, abbiamo cambiato abbastanza rispetto all'anno scorso, è naturale che quando non arrivano i risultati poi si va un po' in difficoltà, quindi dobbiamo stare calmi. Penso che abbiamo tutto per potersi risollevare, quindi secondo tempo volevamo provare a fare qualcosa di più, ma come hai detto tu, c'è stato l'Eurogol del capitano da 30 metri e ci ha un po' tagliato le gambe, quindi niente, torniamo a casa, testa bassa e lavorare. Signori, Castel del Piano vai. Penso che abbia tutte le caratteristiche e le qualità per poter andare per lottare fino per lottare fino all'ultimo. Ed è un campionato molto molto avvincente, sulla falsa riga anche dell'eccellenza, la mettiamo così. Nell'FC Castello però c'è Muca. C'è Clesti, sì, è stato con noi. Giocatore che conosci bene, ha una storia molto particolare. A dicembre, salvo cose particolari, tornerà a San Sisto. Ma lo spero, perché è un ragazzo in gamba. Penso che l'anno scorso, nonostante la retrocessione, insomma, si era meritato l'occasione ed era entusiasta di provare a mettersi in gioco in eccellenza. Poi ha avuto un po' di, diciamo, traversie, però sì, vicissitudini personali, ma niente di particolare. Quindi lo riaspettate a dicembre? Io sarei contento, perché è un ragazzo che se la merita un'opportunità. Sai cosa ha detto invece Jacopo Mancinelli? Ho imparato a calciare così, a fare questi gol, da quando mi allenavo con Michele Biscarini, perché per segnargli dovevo metterla per forza sotto l'incrocio, colpendo possibilmente anche i legni. Jacopo ha sempre avuto questo tiro secco, maledetta, non la volta che ha tirato, ma... Allora, buoni, perché ci seguono anche sulla pagina Facebook Tef Channel Eccellenza Calcio, ci scrivono su WhatsApp, abbiamo delle chicche, cominciamo. Allora, il suggerimento ci arriva da Elisa Duili, che salutiamo, ci sta seguendo da casa. Ti corregge, ti bacchetta subito. Non è cuore e grinta, ma è qualità e sacrificio, il claim usato questa domenica da Riccardo Caporali, che a sua volta ti scrive e ti bacchetta. Via Iuri, che se legge deve mettere anche un like. Sì. Un saluto a Elia. Io sono Iuri. Un fantasma sui social. Guarda e non commento. Fai guardone sui social. Faccio guardone sui social. Un saluto a Elia, Iuri e Michi da parte del tecnico della Nestor Riccardo Caporali. Poi leggo malissimo, quindi. Ti serve l'occhiale, no? Ce li porto. Sì. Sì, sì, adesso per evitare. Però sì, ce le ho. La vecchiaia avanti. Giochi in posticipo alle 19, perché meglio. Parliamo di cose serie. I riflettori vi danno fastidio oppure no, da portieri? No, onestamente no. No. Ma la signora ci giocano quelli bravi. Poi quando mai ho l'esempio, infatti. Ah, c'è sta dietro, la whisper va a andare. La sera quelli bravi è una chicca. Messaggio per Elia. Aia. Se indovini chi è, messaggio per Elia. Gli consiglio di rasarsi i capelli a zero, perché il bianco si intravede sempre di più. Un abbraccio a tutti e tre, persone e portieri fortissimi. Ti do un indizio. Vai.
trequartista col vizio del gol, fantasista, mettiamola così, ex Foligno, ora veste una maglia giallo-rossa. Thomas quindi, Vent'anni. Thomas Vent'anni, sì, perfetto, sì. Con l'indizio sei arrivato subito. Biscarini, super numero uno, un esempio, una guida per tutti i giovani inseriti in rosa. No. Questo è un parentesi sicuramente. Sicuro, sì. Yuri numero uno, un abbraccio, saluti da Gerardo Batino. Oh, grande te. Vuoi salutarlo? È mio compagno di corso. Ah, tuo compagno di corso, oh, perfetto, ok. Un saluto anche dal piccolo Eli Mazzoni, il nipotino di Rudolf, al grande Elia Mazzoni. Ora tutta la famiglia ti... Sì, sì, adesso scrivono tutti tutta quanti. La famiglia Mazzoni da Trestina. Michele Pescarini ha tanti compagni anche dove, Pier Antonio, allora vuole vedersi anche la vittoria del Pier Antonio, il 6-0 sul Gualdo Casa Castalda, che ci racconta Luca Biacci con le riprese del montaggio di Mario Sacchetti. Da oggi il regno della dolcezza è anche a Perugia. Candy Lisa, caramelle gommose, marshmallow, lecca lecca, praline di cioccolato e ogni altro tipo di golosità. Tanti da regalo in un vasto assortimento self-service con possibilità di personalizzare la tua confezione. Ci trovi in piano centro storico, in corso Vannucci 40. Candy Lisa, il posto giusto per tornare bambini o per sognare di diventare dei supereroi. Per la terza giornata del campionato di promozione Girone A, Comunale Alessio Marinelli di Pierantonio si affrontano la squadra locale, il Gualdo Casa Castaldi, in un testa coda che mette in palio punti importanti soprattutto per i locali che rincorrono la Pievese nella prima posizione della classifica. Inizia la gara e come da copione il Pierantonio a spingere sull'acceleratore. La squadra di mister Giacomo Bruni batte tre calci d'angolo in successione che non sortiscono alcunché. Nel Pierantonio assente lo squalificato Yuri Salis e l'infortunato Rossi. Cignarini e Michael Salis tornano disponibili ma partono dalla panchina, così come Orecchiuto e Bei che fanno spazio ad Allegrucci e Sinisi. La pressione offensiva del Pierantonio aumenta con il passare dei minuti e al dodicesimo i locali passano in vantaggio quando Mortaro, ancora in versione assist man, lavora una bella palla sulla sinistra e centra in area dove Cambiotti spizzica la palla di testa, quel tanto che basta per farla terminare in fondo al sacco. Il Pierantonio è padrone del campo e in un minuto sfiora il raddoppio per tre volte. Al diciottesimo Polidori fa tutto bene tranne che il diagonale che termina fuori di poco. Poi c'è il tiro di Sinisi che Vagnetti riesce a deviare in angolo. Quindi sul corner Cambiotti di testa anticipa il compagno di squadra Allegrucci, meglio appostato, ma la sua deviazione è fuori misura. Il Casa Castalda fa quello che può mentre il Pierantonio sfiora ancora il raddoppio con Mortaro ben servito da Cambiotti, l'attaccante di casa si prepara alla conclusione ma poi non inquadra lo specchio. Al 31esimo però il Pierantonio fa il bis, Polidori era bravissimo a partire e a servire splendidamente Sinisi che si presentava davanti a Vagnetti e lo batteva per il 2-0, tutto molto bello. Al 39esimo si faceva vivo anche il Gualdo Casa Castalda con la combinazione Menichelli-Pierotti, ma tutto è vanificato perché c'è un fuorigioco e il gol viene annullato. Il finale di tempo è del Gualdo Casa Castalda, ma si va all'intervallo sul punteggio di 2-0 per il Pierantonio. Iniziava la ripresa ed era Sinisi con un'azione personale a scrivere il 3-0. Partita chiusa, semmai era stata aperta, ma Pierantonio insaziabile costantemente nella metà campo del Gualdo Casa Castalda. Al 56esimo il quarto gol messo a segno dal 2003 Cesarini era la fotocopia della marcatura precedente di Sinisi. Pierantonio saluto padrone del campo e ancora in gol con l'azione personale di Mortaro che con facilità metteva dentro il 5-0. Al 20esimo il grandissimo gol di Michael Salis, potete apprezzare il grande esterno sinistro che indirizza la palla sotto il 7 alla destra di Vagnetti. Mister Dante Gioacchini, un 6-0 pesante? Abbastanza, però non è un... sono errori di percorso che commettiamo, ma non è un problema perché dobbiamo avere vedere il futuro, quindi noi dobbiamo lavorare come stiamo facendo, abbastanza bene, possiamo migliorare, capitano questi inciampi anche perché comunque ci schieriamo sempre con 6-7 fuori quota,
che era questa della scelta della società dell'inizio stagione, la nostra scelta, ecco. Cinisi, due gol, un 6-0 che non ammette replica, ti chiedo, dove può arrivare questo Pierantonio? Dove può arrivare? Sicuramente abbiamo una squadra competitiva, da qui anche, comunque anche l'anno scorso sulla carta eravamo una delle pretendenti e poi dopo non abbiamo fatto nemmeno i playoff, quindi ci vuole umiltà, la partita di oggi dimostra il fatto che la squadra è sempre concentrata, sulla carta oggi poteva essere una partita tra virgolette facile, ma le partite facili non esistono e ci vuole rispetto insomma per Gualdo, per tutti, però ecco, vedo un clima abbastanza bello e diverso dallo scorso anno. Cioè, vedi come si fa di esperienza Sinisi? Rifà una doppietta via subito davanti alle telecamere. Certo. Come l'ha ritrovato? Migliorato rispetto ai tempi di Ponte Valle Ceppi oppure... No, oggi l'ho visto bene, ma Fabrizio è forte. L'anno scorso credo che abbia avuto molta sfortuna dal punto di vista fisico. Condizionato molto negli infortuni, ma credo che questo sia la sua unica pecca. Che ha, oltre al destro, ma ho visto che ha già fatto con l'anno. Senti, nel girone A la squadra più forte chi è, quindi? Tu che sei un esperto di quel girone? Ma non saprei, mi trovo un po' impreparato quest'anno, perché sai, ho perso un po' i contatti, devo vedere ancora come... Quindi vai solo per amicizia? Sì, esatto. Allora senti, facciamo così, studia, inizia a studiare, adesso ci andiamo a vedere altre due partite del girone A, ci andiamo a vedere la vittoria della Grifo Sigillo sul Piccione nell'anticipo di ieri, 2-1, che ci racconta Simone Anastasi con le riprese e il montaggio di Andrea Penchini. La Grifo Sigillo ingrana la seconda e supera 2-1 un Piccione Maidomo grazie ai gol di Frondizi, il migliore dei suoi, e Ielpo a inizio ripresa. Il primo acuto è il per gli ospiti al quarto, ma Locai lancia Farrucu che non arriva per centimetri. Azione fotocopia dalla parte opposta, ma questa volta è Carlucci a mancare l'appuntamento con il gol. La gara si sblocca al 19esimo. Cross dalla destra di Gaggiotti, la difesa libera, ma arriva prontamente Frondizi che con un missile terra-aria dal limite fulmina Ceccarelli. La risposta ospite è imminente. Al 23esimo Malocai da corner trova Farrucu totalmente libero in area che di testa insacca il gol dell'1-1. Al 42esimo è bravo Ceccarelli a respingere una conclusione sul primo palo di Carlucci. Il portiere ospite è ancora protagonista nel recupero quando compie un doppio intervento su Cacciamani salvando di fatto il risultato. La ripresa parte subito col botto. Ielpo viene servito al limite dell'area e calcia di mancino. Ceccarelli interviene ma viene scavalcato dal pallone che assume una traiettoria rocambolesca e finisce in rete. 2-1. Un minuto dopo ci prova Gaggiotti ma trova la respinta dell'estremo difensore ospite. Al nono arriva la reazione ospite con Biancalana che di testa la mette fuori non di molto. Da lì in poi è la pioggia a far da padrone. Così si arriva al 25esimo. Errore in disimpegno del Piccione che consegna la palla a Ielpo. Servizio al centro per Gaggiotti che viene anticipato da un miracoloso intervento di Cicchi. Il Piccione poi sfiora il pari con Malocai, la cui rasoiata viene deviata ed esce d'un soffio. Termina dunque 2-1 per il Sigillo che ingrana la seconda vittoria in campionato. Notte fonda per il Piccione nella terza sconfitta in tre partite. Me l'ero immaginato una partita di questo atteggiamento, con questa grinta, proprio perché una squadra che si trova in difficoltà tira fuori tutte le armi possibili per cercare di portare qualcosa. Chiaramente noi, ripeto, lo sapevamo, però forse a metà del secondo tempo con un po' più attenzione potevamo anche chiudere la partita obiettivamente, però mi è piaciuto lo spirito perché hanno voluto la vittoria a tutti i costi, l'hanno difeso con i denti stretti, questa è una cosa che veramente mi fa piacere. Non ha parlato nessuno invece del Piccione e nella Gubino vogliono fare le cose sul serio. Vittoria del Sigillo, ha vinto anche il Padule in casa del Mantignana, poi ci vedremo in servizio. Adesso ci andiamo a vedere invece la vittoria del Pietralunga che ritrova subito i tre punti, lo fa battendo 3-1 il Montone. Vediamo come nel servizio di Fabiola Fiorucci con le riprese e il montaggio di Enrico Luchetti. Tra i misteri del bosco la terra custodisce un tesoro. Giuliano e il suo cane Lola ne conoscono il segreto. Il suo profumo è emozione e magia. Quando pensi a un tartufo, Giuliano Tartufi. Allora, fra poco andremo a Pietralunga, allora facciamo così. Adesso torniamo in eccellenza. Abbiamo l'1-1 fra Olimpia Tirus e Sansepolcro, un gol per parte che ci racconta Gabriele Pelliccia.
Design, il luogo dove l'arte prende forma. Complementi di arredo, oggettistica ed elementi di design. Centrotavola, vasi, lampade, pezzi unici, sapientemente creati dall'artista Liuva Maqueira Gomez. Manufatti in ceramica, gresse, classici e moderni, realizzati anche su commissione. Vieni a scoprirci a Terni, nel nostro laboratorio showroom in piazza Valmerina, via della Bardesca 5. Cerchi l'auto che fa per te? Autostop è il posto giusto, esclusivamente dal mercato italiano. Aziendali, chilometri zero a un prezzo mai visto. Vieni a trovarci nel nostro autosalone rinnovato in via Parini a Prestina. Autostop, e non resti mai a piedi. Finisce in parità la sfida dell'Aureti di Terni di fronte Olimpia Tirus e Sansepolcro. Risultato sostanzialmente giusto, seppur i padroni di casa possono recriminare per un primo tempo sontuoso a cui è mancato soltanto il gol. Sugo, nella ricerca della prima vittoria interna stagionale, propone 40 tra i pali, Cola e Dita agli esterni di difesa, con Mencarino e Giubilei centrali, davanti Boa di sostegno per l'attacco biancoverde. Oggi maglia celeste Paoletti, mentre a centrocampo ruotano Federici, Poggi, Grassi, con Agostini a sostegno di Fabbri. La gara nel primo tempo è tutta di marca Olimpia, seppur a protestare in avvio sono i biturgensi per questo tocco di mano di Giubilei, giudicato involontario dal direttore di gara ben appostato, e poi la successiva conclusione che termina al lato. L'avvio dei bianconeri, che si affidano all'esperienza di Essussi in attacco, termina qui e comincia il forcing dell'Olimpia. Poggi innesca Cola a destra, che si sgancia spesso, assist al bacio, ma Paoletti da buona posizione spara fuori. Angolo di Agostini e testa di Fabbri, fuori di poco. Timide proteste poco più tardi, l'incursione di Paoletti che termina a terra non sorprende il direttore di gara, che mostra il primo giallo del match per simulazione. La formazione di casa continua a spingere, qui bel fraseggio tra Poggi e Agostini, tocco per la corrente Paoletti che manca clamorosamente il bersaglio grosso. Agostini insiste e si mette in proprio, destro radente, fuori di poco. Proteste anche in casa bianconera per questo contatto in aria, il direttore di gara lascia proseguire. Ci prova anche Fabbri dalla distanza, tiro fuori, risposta Sansepolcro con il destro di Braccini, anche questo fuori misura. Chi centrerebbe la porta è invece Dita, che dalla distanza impegna severamente Patata, abile a salvare in tuffo. Nella ripresa gli stessi 22 in campo, si ricomincia con l'Olimpia avanti, scambio Agostini-Fabbri, controllo e destro dell'attaccante, salva tutto Patata. Ma proprio nel momento buono per i ternani arriva la doccia gelata, angolo di Braccini e testata vincente di Burzigotti, il capitano in corna sotto la traversa per lo 0-1. Olimpia che si riversa in avanti, lasciando ovviamente spazi per le ripartenze bianconere. Qui ci prova Poggi al termine di un'insistita azione, ancora bravo Patata. Ma il gol è nell'aria, arriva all'azione successiva. Ancora corale la manovra dell'11 di Sugoni, con Poggi che apre a Federici, cross al bacio per la testa di Fabbri che non sbaglia, 1-1. E adesso l'Olimpia ci crede, clamorosa l'invenzione di Fabbri che poco dopo prova a sorprendere Patata, abile a salvare porta e risultato. Sansepolcro prova ad alleggerire la pressione con questa conclusione di Locchi al lato, ghiotta anche l'occasione capitata sui piedi di Federici che dal limite spara alle stelle. L'ultimo sussulto del match capita sui piedi del nuovo entrato Quadroni, che da buona posizione non inquadra la porta. Il finale è 1-1. Sì, il primo tempo hanno fatto sicuramente meglio loro, è una squadra che ce lo sapevamo, gioca a calcio e soprattutto sa giocare su questo tipo di campo. Però penso che poi alla fine, avendo sbloccato il risultato, c'è l'amaro in bocca del pareggio, anche se il pareggio è il risultato giusto. Ma allora, innanzitutto giocavamo contro una squadra che è solida, è fisica, e quindi noi di contro abbiamo messo dentro tanta velocità, secondo me anche un buon palleggio. E fondamentalmente ci è mancata la stoccata finale, no? Però io, ragazzi, dico sempre che è questa la strada giusta, perché bisogna giocare divertendoci, cercando
di mettere nel campo tutte le qualità che ci abbiamo, che non sono poche. È vero, io ripeto sempre, l'Olimpia magari non ha grandissimi nomi, no? Però gli dico sempre, noi abbiamo grandi giocatori, no? E quindi io credo che abbiamo fatto un buon inizio di campionato, certo è che abbiamo raccolto poco per quello che abbiamo fatto. Qua in studio abbiamo grandi nomi o grandi giocatori? Grandi nomi nel senso lunghi? Senti, l'hai vista, l'hai vista domenica all'Olimpia Tirus? A me ha fatto un'ottima impressione. A noi ci hanno messo veramente in difficoltà, una squadra che corre molto molto bene e molto molto forte. Sarà Iuri il vero banco di prova per il Foligno? Squadra simile, cioè non abbiamo grandi nomi ma grandi giocatori, dice Sugoni, però insomma una squadra che corre tantissimo come corre anche il Foligno? Ma onestamente non lo so perché non l'ho vista, l'anno scorso era una squadra molto solida. Noi vincemmo lì ma in maniera abbastanza fortunosa, ci misero molto in difficoltà, in casa mi sembra che pareggiammo. È una squadra che ti fa giocare male, molto male, ti mette in difficoltà perché hanno un paio di centrocampisti che sono molto bravi a impostare, dietro sono solidi, è una squadra compatta che sa quello che deve fare, insomma. Ce lo sapevamo, ha detto Antonio Armillain, perfetto dialetto Folignate, sì. Ha trovato un bomber in difesa, lì davanti c'è Essu sì, ma finora chi sta segnando 3 gol in 4 partite a Burzigotti. Ma ancora si deve sbloccare Essu. Però? No? Però se si sblocca è finita. Se si sblocca è un problema. Torniamo in promozione, abbiamo detto nel Locomino c'è grande voglia di far bene, ci eravamo lasciati annunciando la vittoria della Pietralunghese il 3-1 sul Montone, che ci andiamo a vedere, servizio di Fabiola Ferrucci con le riprese e il montaggio di Enrico Lucchetti. Tra i misteri del bosco la terra custodisce un tesoro. Giuliano e il suo cane Lola ne conoscono il segreto. Il suo profumo è emozione e magia. Quando pensi a un tartufo, Giuliano Tartufi. Pietralunghese e Montone, e la gara va in favore dei locali che superano per 4-1 gli ospiti. Al primo minuto Biela sfila sulla fascia e pennella in area, portiere sul primo palo superato, Cepodomo allunga di testa ma spedisce la palla alta. Dopo 6 minuti rispondono gli ospiti, scambi in area pietralunghese, Fumaria respinge corto e De Benedetti scalcia a raso terra con la palla che sfila però sul fondo. Al 12esimo palla su Cepodomo, che subisce un intervento deciso da Grassini. L'arbitro fa proseguire ed è Bantango che si lancia sul pallone di testa, ma non inquadra la porta. Al 27esimo ancora Pietralunga, con Bellucci che dal limite impegna il portiere Pastore alla parata. Passano 2 minuti e ci riprovano i locali. Bellucci va al cross in area, dove Duranti si lancia in volo, ma il tiro finisce di poco sopra la traversa. Al 32esimo altro episodio per la Pietralunghese. Safa recupera centrocampo, si allunga e cross alto in area. Duranti si piazza e di testa supera tutti, ma il suo tiro impatta sulla traversa. Resta solo un boato di delusione per la tifoseria locale. Poi finalmente al 35esimo arriva il gol dei locali, con Duranti che raccoglie in tiro piazzato da Capannelli e fa gonfiare la rete. Esplode così l'euforia al Martinelli. Al 43esimo Capannelli in azione solitaria, recupera palla e va al tiro da lunga distanza, il portiere ospite in tuffo si salva in angolo. Sul finale, al 44esimo, il portiere ospite è nuovamente impegnato. Cepodomo va al tiro, ma trova un impatto con la difesa. Sulla respinta riprova, con tiro alto, ed il portiere Pastore respinge. Si passa al secondo tempo con le riprese di Enrico Lucchetti, dove si riparte dall'1-0 della Pietralunghese. I locali però sembrano non rientrare subito in partita e al 5° minuto il Montone rimette in pari il risultato. È l'ex Manuali che fa esultare i suoi
superando Ciribe con cross basso in area. Al nono minuto Fodaroni su punizione ci prova, ma Ciribe in allungo manda sopra la traversa. Al dodicesimo la Pietralunghese ristabilisce il vantaggio. Safa dalla sinistra fa un gran lavoro e lancia un traversone dove trova Bellucci, che dà la pennellata finale e fa gonfiare la rete. Subito un minuto dopo ed ecco il 3-1. La firma è dell'ex Ceppodomo, che in area a stretto giro salta tutti e supera il portiere. Prolunga così l'esultanza dei suoi tifosi. Al 26esimo è rigore per la Pietralunghese su un fallo di Bellucci. L'arbitro non esita. Ceppodomo dal dischetto non sbaglia e firma il 4-1. La partita è andata poi verso il finale, senza sorprese, e dopo 5 minuti di recupero tutti sotto la doccia. Con mister Guazzolini della Pietralunghese, oggi questo bel 4-1, diciamo, questo derby che risolleva classifica, morale, ci fa bene a tutti. Ci fa bene a tutti anche perché per essere domenica, se questi ragazzi, durante la settimana il lavoro era perfetto, quindi ero abbastanza sereno oggi. Se ci mettiamo un po' di voglia, un po' di cattiveria, la squadra è buona. Domenica eravamo una squadra morta, abbiamo preso 4 gol, oggi era una squadra viva, ci siamo spenti 10 minuti, abbiamo subito gol, quindi tutto questo noi ci serve per crescere e per capire i nostri difetti. E già ci siamo sulla strada giusta per capirli, quindi basta curarli e poi andremo risolverli. A risolverli, sì. Grazie. Prego. Con mister Tempesta del Montone, questo derby, diciamo, perso con un risultato un po' rotondo. C'era stato un attimo dove sull'1-1 si è visto un Montone riprendersi, ma poi non è riuscito comunque a contenere la Pietralunghese. Sì, ci arriva si poco. No, sono stati bravi loro, tanto c'è poco. L'ho letto domenica scorsa e lo ripeto oggi. 4-1, c'è poco da discutere. Dobbiamo migliorare ogni tanto, dobbiamo cercare di capire il perché. Due partite abbiamo preso 7 gol. E metterci giù, è la seconda di campionato, quindi non abbiamo fretta, ma dobbiamo cominciare a camminare. Adesso facciamo un salto nel girone B di promozione. Abbiamo seguito la sfida fra Todi e Terni FC, quello è un girone in cui a punteggio pieno, 9 punti dopo le prime 3, c'è lo Spoleto, trascinato da Michele Cola. 3 partite e 6 gol lì a Cola. Potrebbe andare peggio, insomma, ecco. Oggi intanto però il Terni FC ha battuto 4-1 il Todi al Martelli. Vediamo come nel servizio di Fabio Massoli. Urne aperte al comunale Martelli di Todi, dove i padroni di casa ospitano il Terni Football Club nella terza giornata del campionato di promozione Girone B. Primieri e Borrello fanno appello al voto utile ai loro ragazzi per sistemare le rispettive classifiche. I padroni di casa, reduci dal KO contro l'Athletic Club Bastia, cercano il primo successo stagionale, mentre i ternani vogliono dare continuità alla vittoria di sabato scorso contro il Real Avigliano. Arbitro dell'incontro è Taras Lucan di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Milasi e Tabarrini di Perugia. La cronaca. Incerti i primi ex-poll, gioco pimpante fin da subito ma a regnare l'equilibrio, con bassa affluenza sotto porta e portieri spettatori non paganti per lunghi tratti. Le uniche annotazioni nella prima mezz'ora sono quindi il giallo a Petacchiola al 24esimo per un ruvido tackle ai danni di Lora, a Malerba per un fallo tattico a centrocampo e a Manni per un placcaggio più consono al rugby che al calcio. Al 40esimo lo stesso Malerba rischia grosso, con i padroni di casa che reclamano a gran voce la seconda ammonizione nei suoi confronti, ma con il direttore di gara che non è invece dello stesso avviso. Il primo a presentarsi al seggio infine è Cascianelli sul finale di primo tempo. Il numero 10 dei Tuderti si invola sulla destra e conclude a botta sicura dal limite, senza trovare però lo specchio della porta. La risposta degli ospiti è immediata e vale l'improvviso gol che sblocca il match. Lora, tra i migliori in campo, serve Gentileschi che di prima trova solo la base del palo. Sulla ribattuta è Lamberti a mettere la X prima di tutti e a depositare in rete. Todi 0, Terni 1. Con le riprese e il montaggio di Roberto Forasiepi passiamo alle immagini dei secondi 45 minuti. Alla 50esimo iniziativa personale di Lora che si aggiusta il pallone sul destro e conclude dalla lunga distanza. Tentativo interessante ma innocuo, con Cozzi che si oppone senza problemi. Il Todi è squadra da ripartenza e al 54esimo sfrutta proprio uno dei pochi spazi lasciati dall'attenta difesa ospite per trovare il pareggio. La coalizione Manni-Cascianelli funziona che è una meraviglia, con il primo che lavora a spalle alla porta un gran pallone per l'esterno di casa che di destro scarica in porta un tiro praticamente imparabile. Todi 1, Terni 1.
Borrello capisce che c'è bisogno di cambiare qualcosa e al 65esimo pesca dalla panchina Romano Tozzi Borsoi. L'eterno bomber è leader vecchio stampo e impiega appena 8 minuti per prendersi la scena. Su corner dalla sinistra in centravanti è padrone assoluto dell'aria e di testa trafigge Cozzi. Todi 1, Terni 2. La rete gela i padroni di casa che al 75esimo due giri di lancette più tardi vanno ancora sotto. Altro corner e altro colpo di testa. Questa volta di Donnola che trova di nuovo il fondo della rete. Todi 1, Terni 3. Per i padroni di casa piove letteralmente sul bagnato dopo un lungo acquazzone durato tutto il primo tempo, con Petacciola che lascia i suoi in 10 uomini per doppia ammonizione. Con l'inferiorità numerica non serve praticamente attendere nemmeno la fine dello spoglio per conoscere l'esito finale, ormai acquisito nonostante gli ultimi tentativi dei locali. C'è spazio anzi perfino per il poker ospite che arriva al minuto 92, quando è Flavioni a prendersi la scena con un destro giro da applausi sul quale Cozzi può solo guardare il pallone infilarsi sotto l'incrocio. Al 94esimo arriva così infine il triplice fischio finale. Al Martelli di Todi, Terni Football Club batte Todi 4-1. Eh sì, abbiamo dei giocatori importanti. Oggi c'era Romano Tozzi Borsoi in panchina, quindi era una scelta importante per noi. Devo ringraziare i ragazzi, hanno fatto una grande partita, il primo tempo specialmente, abbiamo fatto una grande pressione, abbiamo cercato di mettere in difficoltà il Todi. Sì, l'inizio del secondo tempo forse ci siamo un po' allungati e abbiamo concesso quell'occasione a loro, che se l'hanno sfruttata anche abbastanza bene. In un campo difficile come questo di Todi, con dei giocatori importanti, loro una squadra buona, una squadra che sicuramente può dire la sua in questo campionato. Secondo me siamo stati puniti oltre i nostri demeriti, il risultato per chi andrà a leggere domani il giornale può risultare bugiardo. Ci sono sicuramente delle cose da sistemare, perché abbiamo preso con oggi 10 gol in 4 partite ufficiali. E c'è da sistemare qualcosa anche nella fase offensiva, però insomma la partita è stata, diciamo, indirizzata da due episodi da palla ferma. Anche su questo bisognerà lavorare, ma penso che diciamo che la vedo abbastanza positiva, nonostante oggi il passivo è sicuramente importante. 16 febbraio 79, entra 8 minuti e ti gira in rete quella palletta di testa Romano Tozzi Borsoi. La classe non è acqua. Senti, invece cosa volete dire a Pasquale Cunzi fra i pali del Terni FC? Michele, tu cosa vuoi dirgli? No, mi faccio in bocca al lupo, spero che si trovi bene e che sia contento della scelta che ha fatto. Poi ti dico, non conosco l'ambiente, non conosco niente. Società che vuole salire in eccellenza, come vuole salire lo Spoleto, come vuole salire il San Benazzo, come vogliono salire e far bene anche il Todi, il Bastia, anche il Girone e il Biancherone, è tutto da seguire e lo faremo. Cosa dici tu invece lì a Pasquale Cunzi? Ma no, via via lo sento Pasquale, ha fatto l'imbocca al lupo per la nuova stagione, quindi c'era stato il passaggio, diciamo, di testimone, e niente, faccio l'imbocca al lupo anch'io, poi che devo dire a Pasquale? Niente, quindi... Oggi abbiamo visto dei gol molto molto belli, anche quello di Flavione è un gran bel gol, rientra sul destro, la mette lì all'incrocio, gli diceva guarda come entra questa palla, gran gol anche Jacopo Mancinelli, adesso ci vediamo, ci dicono, non l'ho visto sinceramente, un gran gol di Gibbs in Mantignana, parte delle sconfitte del Mantignana, ma gol da metà campo da parte di Alex Gibbs. Prima però, se dovete vincere il campionato in porta, chi mettete? L'over o l'under? L'over o l'under? Chiaramente dipende come l'under. dipende chiaramente da come vuoi impostare la squadra, ma io sono sempre dell'idea che gli under debbano essere bravi e debbano giocare nel ruolo a prescindere dal portiere. Non mi piace vedere gli under adattati a terzini esterni, perché onestamente non c'è nemmeno margine di crescita, no? nel ruolo che hanno. Metti l'over o l'under? No, come ha detto Yuri, cioè io metterei l'over tutta la vita, ovviamente. Però l'under Elia Mazzoni l'avresti fatto giocare? No, ho giocato. Cioè, nel senso, se sei bravo, giochi. Quindi magari, come tutti noi abbiamo sfruttato il periodo da under, e l'abbiamo sfruttato bene, credo, però certo non deve essere una cosa forzata. Toglimi una curiosità però, da direttori sportivi, allestite la squadra, i due portieri, tutti e due under o tutti e due over? Lo chiedi a me? Sì, lo chiedo a tutti e tre, iniziamo da te. Tu non hai questo dubbio, tu se ti mettono l'under o ti mettono qualcuno che non si sta bene te ne vai, quindi eviti il problema a prescindere. Non ho problemi, io tanto faccio la guerra a tutti. Però a me serve anche da stimolo, io
Poi sai, quando c'è l'età che vincola la scelta, comunque un po' ti può condizionare, però indipendentemente da questo, a me non mi importa niente. Però ecco, dipende com'è l'under. Secondo me è molto importante, indipendentemente dal ruolo, come l'under. Se l'under merita, tanto io sono un po' contro i fuori quota, ti dico la verità. Per me dovrebbe esserci una netta media, un qualcosa che diciamo incentivi le squadre. Cioè tu premieresti la squadra con l'età media più bassa. Esatto, a farli giocare, per carità. Però io penso che se un ragazzo è bravo, è valido e merita di giocare, gioca a prescindere dall'età. Cioè non so se sono riuscito a spiegarmi in una maniera corretta. Da direttore sportivo? Io penso che con avendo 5 cambi, avere un grande e un piccolo possa può essere una buona scelta. Perché se gioca l'over nel momento in cui magari c'è necessità, faccio un esempio, di recuperare una partita, puoi decidere anche di effettuare il cambio e mettere l'under in porta. L'over però deve accettare anche. Chiaramente è un discorso che va fatto prima, cioè nel senso. Certo. È un discorso un po' particolare, però. Sai chi è professore? Hanno una cattedra in questo? Elia Mazzoni. Perché l'anno scorso a Trestina ha spesso ho fatto due anni, diciamo, io ero il vecchio, quindi ero dovevo fare la chioccia al giovane. E quindi, però già era in Serie D, cambiava qualcosa perché un under in più certo. Rispetto all'anno scorso. Dopo quell'esperienza, quindi? Ma io vi dico che alla fine, come discorso, un vecchio e un giovane ci sta. Manca partita in corso? Quanto è difficile? Tanto, perché l'anno scorso poi l'ho fatto svariate volte e subentravo io. Toglieva il giovane e entrava il vecchio. E non è per niente facile, perché poi entri magari anche a freddo, magari su una situazione complicata e devi essere bravo a livello mentale più che altro. Anche poi nel rapporto con lo spogliatoio, tu avresti potuto spaccare quello spogliatoio, avresti potuto fare casino della serie, ragazzi io sono Mazzoni, voglio giocare, invece entri il secondo tempo, te ne sta zitto, entri al quinto, al decimo, il secondo tempo. Sì, dopo e magari ci sono dei meccanismi, no, che non vanno rovinati, e c'era un bel gruppo, è sempre stato un bel gruppo e poi comunque ho sempre accettato, sempre che mi dà fastidio ovviamente non giocare, non partire all'inizio, però ho sempre accettato le scelte del mister in tranquillità. E complimenti per questo. Ci andiamo a vedere il gol di Gibbs, ma non solo, ci andiamo a vedere anche la doppietta di un ex compagno di Michele Biscarini. Oggi ci sei tu in studio, hanno segnato tutti i tuoi ex compagni. Doppietta firmata Vispi, servizio di Fabio Martelli. Uniassi Team, filiale di Capocavallo. Professionalità e serietà costruite negli anni. Piero Pisello e Matteo Mallini sono a tua disposizione per ogni esigenza. Da noi trovi il giusto mix fra gioventù ed esperienza nel mondo assicurativo. Analisi del rischio per private aziende, consulenza a 360 gradi. Uniassi Team, filiale di Capocavallo. Sorriso e cordialità a portata di polizza. Nella terza giornata del campionato di promozione Girone A, il Padule San Marco espugna meritatamente il terreno del Mantignana, che così in due gare interne non ha ancora collezionato punti. La forza della squadra ospite si è vista soprattutto nel primo tempo, paradossalmente una frazione che terminerà sul punteggio di 0-0, nonostante molte fossero le assenze nella squadra eugubina. Arbitra l'incontro il signor Ottaviani di Foligno, che insieme alla sua terna risulterà decisamente il peggiore in campo. Ma andiamo per ordine al nono minuto, colpo di testa in arretramento di Pierotti, Calzoni è attento ed è via in angolo. Cross di Battistelli, colpo di testa di Pierotti, di pochissimo fuori. Al trentesimo Mercanti imbecca Miattelli sul filo del fuorigioco, il numero 4, non ci arriva. Al 33esimo la palla è buona per Vispi, in area di rigore spara però alto il numero 7 della squadra ospite. Dopo 4 minuti di recupero è Calzoni, può ancora protagonista, ancora su Vispi, è bravo a mandare in angolo, è ottima la prestazione dell'estremo difensore di Rubeca, finisce 0-0. Un primo tempo abbiamo visto con qualche occasione, ma soprattutto di marca ospite. La ripresa decisamente più scoppiettante, anche quando invece la pioggia si scatena sul terreno e sugli spalti sempre assiepati delle Rotoni. All'11esimo è però il signor Ottaviani che assurge agli onori della cronaca per la concessione di un inesistente
calcio di rigore agli ospiti, lo rivediamo ancora anche nel ralenti, davvero mediocre la prestazione dell'arbitro Folignati, totalmente insufficiente quella dei propri collaboratori. Sul dischetto va Vispi e ringrazia sentitamente di un omaggio del quale la formazione allenata dall'ottimo Calzuola non avrebbe certamente avuto bisogno. Al tredicesimo primo cambio entra Carlo Lavanelli per Cipolloni, ma al sedicesimo clamoroso errore di Mercanti che perde palla e Bellucci parte in azione di contropiede, mette al centro Vispi liscia, Pierotti no, e arriva il 2-0. Entra Scopetti ed esce proprio Mercanti e Gibbs si inventa il gol proprio sulla battuta del centrocampo, forse il gol dell'anno. Conclusione, leggermente aiutata dal vento che in quel momento è impetuoso, il portiere classe 2004 Raricchi, comunque sempre sicuro, stavolta è leggermente fuori dalla porta, la traiettoria lo uccella e finisce direttamente in gol. Si alza anche il livello del nervosismo, viene espulso il massaggiatore degli ospiti, stessa sorte al 31esimo, toccherà al tecnico di casa Rubeca. Al 26esimo però in precedenza gran tiro sinistro e Vispi ancora una volta costringe Calzoni alla deviazione in angolo. Girandola di sostituzione, 5 minuti di recupero concesse, ma l'occasione è per il 3-1 ospite, il tiro dal limite da parte di Ercoli sfiora il palo. Dunque il Padule San Marco vince 2-1 contro il Mantignana e conferma tutte le ottime impressioni che c'erano state nelle prime giornate. Per quanto riguarda la squadra di Rubeca, oggi non può recriminare tantissimo, se non forse di aver affrontato la partita con il piglio giusto, forse leggermente in ritardo, ovvero dopo il 2-0. Siamo tutti d'accordo che è un gran gol quello di Gibbs? Portiere under classe 2004, ma oggettivamente non è facile pensare che batte poi da fermo calciato da fermo, spara praticamente da fermo. Mentre scorrevano le immagini prima, mi ero dimenticato di recuperare la discussione a telecamere spente, come calcia Ettore Marchi? È un calcio strano perché tra piatto e collo, cioè un po' a Drogba, come ha detto il Bisca prima. No? È il Drogba. Non scherzando, si vede quando un giocatore dell'altra categoria anche da come calcia la palla. Sì, si muove, soprattutto da come la stoppa. Perché diceva il maestro Ciucarelli, il problema non è calciarla, il problema è stopparla. Il maestro opinato a Fabrizio Ciucarelli. Tu, Iuri, hai qualcosa da dire oppure no? Non ci ho ancora giocato. Ecco, infatti t'hanno preparato. Però ho visto qualche immagine, però, insomma, un briciolo di preoccupazione. Uno meticoloso, voi siete tre particolarmente attenti ai particolari, cioè la sera prima, guardate come calcia il rigorista, piccole cose oppure no, punizioni. Ma sì, cioè, sto un po' attento, anche se sui rigori c'ho sempre una cosa, non riesco a pararne uno da due anni. Come vi comportate alla vigilia sui rigori? No, io c'ho fortunatamente, allora l'anno scorso c'era il mister che mi dava qualche buon consiglio, infatti ne ho parati, compreso quello di Coppa, stanno ne ho parati 5 di fila. Sì. E stanno invece, quest'anno c'è Francesco Frenguelli, il preparatore, che è uno che le studia tutte, quindi... Arrivo, devi solo ascoltare. Sì, sì, io faccio l'alunno e... Tu Michele? Ascolto la lezione. Io ci provo a guardare qualcosa, ma... Infatti la domanda iniziale, quale hai detto, meglio una parata o una parata di rigore? Parata del rigore per Benevento, storico. Quanti ne hai parati? Quando? In carriera? Ah, non mi ricordo. Uno però, no, lo scorso anno uno sì. Sì, uno, due, ma Foligno... Quando ero piccolo andavo bene, poi crescendo è l'incoscienza che aiuta. L'attitudine passa dietro. Grande Michi, in assoluto il portiere più forte visto su questi campi. PS, rinvia di meno. Chi può essere tuo compagno di squadra? Centrocampista? O qualche attaccante. Centrocampista? Ah, il Berna. Giacomo Procacci. Ah, Procacci. Perché mi piace fare su e giù. Ma a me piace calciare, Nico, a me piace. Sali e scappa, gli piace. Però minimo un aperitivo con una sviolinata come questa, sì. E chiudiamo così. Allora, toglietemi questa soddisfazione. Chi mettiamo fra i pali? Chi mettiamo nelle uscite? Cioè, fra i tre, chi è più forte? Fra i pali, chi è più forte? Nelle uscite, chi è più forte coi piedi? Vai. Oddio mio, madonna, ci fai scannare.
pali, allora, uscite piedi, dividetevela, vai. Pali, bisca. No, fuori, allora, se, andiamo con, qui c'è il curriculum, i numeri che fa. Quanti gol hai segnato tu, Yuri? No, 10, no, 11, aspetta, tutti dal dischetto, decina, però, perché sì, prima il calcio di punizione è l'unica volta che hai calciato. Vai, passiamo questa brutta esperienza. Ma Moreno Giacchetti ti ha fatto calciare una punizione? L'incoscienza di Moreno Giacchetti? Una l'ho battuta, sì, una anche Michele Riberti mi ha fatto parte. Ah, sì? Sì, col Massa Martano, ma anche quella a Sciopoli. Quindi dicevamo, Pali, Michele. Pali, Michele, Yuri lo mettiamo con gioco con i piedi. E tu nelle uscite? Bah, vediamo se è d'accordo Yuri, aspetta. No, io metto Elia fra i pali, Michele le uscite, ma non perché uno è più bravo dell'altro. Così, a mio gusto. I piedi te li tieni tu. I piedi me li tengo io. Condivido Yuri. Cioè, tu esci Elia fra i pali? Vabbè, qualcosa bisognava prendere. I piedi non sicuro, quindi i piedi lasciamo a Yuri. A loro, loro calciano bene. Io metto tutto il nastro sulle scarpe. Io farei una prova mercoledì, ti farei calciare una punizione a bastardo. Messaggio per Carlo Valentini: se va bene, può essere l'anno del San Sisto. Ma speriamo che mi fa giocare, ma ti becchiamo sempre. Sì, quindi c'è anche il rischio panchino. Insomma, perfetto. Grazie davvero per essere stati con noi. Grazie a Michele Biscanini, a Yuri De Marco, a Elia Mazzoni, in bocca al lupo a tutti e tre interpreti del ruolo, non solo in campo ma soprattutto fuori dal campo. Sono arrivati tanti messaggi di persone che hanno avuto piacere nell'ascoltarvi, nel raccontare la vostra esperienza, ma soprattutto il vostro modo di intendere e vivere il calcio in maniera estremamente professionale e meticolosa. Tagliamo i primi 5 minuti del menù di casa De Marco, però... solo perché era una domenica senza pallone. Avevo bisogno di conforto dopo ieri. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, ci ritroviamo puntuali domenica prossima alle 19:30 sempre qui, speciale dilettanti. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza.